Ciao ragazzi, stiamo per catturare un leggendario, quindi rimanete su questo cazzo di video. Se invece dovesse essere lockato nel postgame, andate via, vi autorizzo a non guardare più la serie. Non è vero perché Kenfic potrebbe farlo. Allora. Ah, risalve, pensavo risolve. Caramelle a Goldak. Caramelle a Goldak. No. No, non gliele voglio dare, fanculo. Ciao, Mercoli. Allora, mi pare che fosse qui. Tanto io ci metto 50 anni a arrivarci perché non mi ricorderò mai come ci si arriva. Ma ipnosi ha 60 di Sì, è sempre accuratezza. stato così, in realtà è stata nerfata, ma Non ti tanto tempo conviene fa. Ion? Non ce l'ho. Non ho nessuno che fa sbadiglio, l'avevamo già visto. Ah, non so. Ci provo ora. Ah, rapide artigli, ce l'ho? Ce l'ho rapide artigli, sì. L'abbiamo trovato a Brassiusopoli. No, sta più su. No, invece sta qua. Ve l'ho detto che non ce la posso fare. Là sotto c'è Jolteon. Cos'è? Cos'è? Io ci sono. Sì, ti aspetto, ti aspetto. Non c'è più le catene, raga. Raga, non c'è più le catene. Raga, non c'è più le catene. Raga, non ha più le catene, dai. Cioè, non può essere. Tolgo il salvataggio automatico, non si sa mai. Non c'ha più le catene, non c'ha più le catene. Qui c'è un leggendario. Cioè, qui c'è un leggendario, non ha più le catene. Ed era la lama della sciagura. Quindi è un tizio con una spada. Allora, lama della sciagura. Per me, sì, per me è un tizio con una spada. Tipo Bisharp. È giallo. Tecumo, a che livello te lo stai Potrebbe essere elettro. portando? Potrebbe essere elettro. Perché è giallo. Però aspetta, sì, quindi viola potrebbe essere veleno. Sì, anche l'altro typing. Come? Non ho capito. A che livello te lo stai portando A nessuno, non li ho il... toccati. Ho dato due caramelle a Golda che mi sono rotto il cazzo perché le voglio tenere per l'evoluzione. Potrebbe essere questo elettro. L'altro veleno. Quindi in teoria se fosse elettro la par non funzionerebbe. È però worth it. È esattamente dove c'è il raid, brava. Vedo allora. Se questi cosi sono forti, stiamo per vedere i Pokémon che domineranno il competitivo di quest'anno. Ma il kebabo che fine ha fatto, tra l'altro? Non lo so. Tipo quasi le 10. Già. Un minuto, Ah, ok. è arrivato. Senti, comincialo. No, ti aspetto, non c'è. No, 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 che... Non c'è nessuna fretta. Non riesco ad Ti ci arrivare. arrivo Trappa di io. merda nel Ti ci arrivo io, non c'è frattempo. nessuna fretta. Ormai abbiamo trovato i Oh, magari è paletti. suonato, non l'ho sentito. Non c'è nessuna fretta. Ci arriviamo con tutta la calma dell'universo. Scusate per l'emoticon only, amici, ma non voglio spoiler d'alcun tipo. È qui, vero? Sì. Non dà l'impressione di lasciare Coraidon. Sembra più simile alla camminata. Perché non si muove. No, non è qua. Ah, perché è qua su. Controllo chi c'è nel raid. Nel caso facciamo il raid. No, non faremo il raid. Che cosa fa quel Fittil lì? È la guardia. Guardate.
un guardiano segreto. Questa è la cosa migliore di Pokémon. Questo effetto sorpresa del... non si sa cosa c'è dentro. Allora, spero che sia brutto, perché se è bello è un casino non voler fare tutti gli altri paletti. Però tanto li faremo con calma. Che di questi gialli ne abbiamo trovati uno dietro l'altro. Questo era il più difficile forse, questo era il più inculato. Però con il volo più scalata secondo me li trovi tutti abbastanza easy. Andiamo avanti Golduck. Siate pazienti. Arriverà il momento. Siate pazienti. Aspettative. Allora, mi aspetto roba tipo i Tapu. Ve l'ho detto, li percepisco proprio come gli anti-Tapu. Sono esseri antichi, ma anziché proteggere, distruggono. Quindi me li aspetto un po' pixie, come i Tapu, non roba grossa. Un po' antichi, c'è il motivo sul santuario mi ricorda un archetipo di carte di Yu-Gi-Oh! Del quale mi sfugge adesso il nome completo, ma erano tipo alieni. Forse qualcuno di voi mod o VIP ricorda il nome. Erano queste bestie con questi glifi addosso, questi motivi. Che potrebbero essere... simili. No, non abbandono. Erano degli alieni enormi che avevano questi motivi qua. Vabbè, quando sbloccherò la chat probabilmente ce lo diranno. E Marco dice motivi cinesi. È vero. Se fosse rosso ricorderebbe un motivo cinese. Rosso e immortali terrestri, bravo Ferdi. Sono proprio loro. Ricorda anche un motivo cinese. Potrebbero essere i punti cardinali cinesi, ora che ci penso. Quindi potrebbero essere la tartaruga col serpente, il drago, la tigre e la fenice, il che ci porterebbe ad avere un gate giallo. Però il viola potrebbe essere una tartaruga, giallo la tigre, poi un rosso per la fenice e uno per il drago, non so. Ce l'hai fatta? Tanto impiattiamo dopo. Ti ho salvato. Hai salvato? Sì. Siamo pronti? Vi sbloccheremo dall'emoticon only non appena avremo visto sto coso, ok? Minchia, sì, ci so. Ma di parte la fight con Flitto, sto attento. 3, 2, 1. Potrebbe essere una tigre. Sembra ha fatto il verso proprio di un giaguaro. Sembra ruggito. Dai raga, non è post game. Cioè, mi sta dicendo che tocca il santuario. Non mi fa cock blocking. Tocca il santuario, non succede nulla. Dai. 3, 2, 1. Per quello è ghiaccio probabilmente. Per quello spade. Ma che perché bello. Ha le spade al posto delle zanne.
È tipo un ermellino con i denti. Non è una tigre, esatto, è un ermellino. Un furetto. Bellissimo. Spada nefasta di Cien Paolo, difesa dei... Cosa ha detto? Vabbè, fai... La difesa dei... Ci vuole un... Una clip. È proprio cinese. Ma che banger! Bella. Al 60, ne sono accorto ora. Vabbè, facciamo così. Lo catturiamo. Così scopriamo l'abilità. Questo è ghiaccio, sto coso. Ruination che cos'è? Perché ne so io. Cos'è Ruination? È roba nuova? Spada solenne, ciao Dolber. Ok, non sembra elettro, quindi possiamo fargli il paralysis, in teoria. La difesa dei Pokémon intorno. Cos'è? La difesa dei Pokémon intorno si indebolisce a causa dell'abilità spada nefasta del Cien Pao selvatico. Allora, di quanto? Però... Cioè, quindi manda a meno uno tutti? Perché vuol dire che non te lo puoi togliere, peggio ancora. Cioè, non è una roba che puoi togliere con Ace. Se c'è lui, sei a meno uno. Grazie, ma solo il raid... Questa cosa è sgravata. Cioè, ad area... Però aspetta, compresi i tuoi... Cioè, se lo giochi in doppio, tutti e tre in campo, compreso il tuo compagno, è meno uno. Sì, ma sti cazzi. Ci metti accanto un Glass Cannon. E meni. Vai, toppi l'oppo e sta a meno uno con tutti e due. Però bisogna capire... Avete tolto l'emoticonolli? Togliete. No, si può. Bisogna capire se un meno... Ditemelo, questo lo voglio sapere. 25%. Ok, un meno unino. È comunque tanto, 25% è comunque tantissimo. È buono. Già che non è un cane. Va bene. Catastrofe. Ha fallito. È una mossa nuova, catastrofe. Mi sa che è Ruination. Quella che ha fatto a me. Può essere. Ok, paralizzato. Probabilmente ha fallito perché voli. Mi sa che... È terra? Parte sotto terra. No, però ha fallito, non era immune. Però sembrava buio. Ha fallito, non era immune. Come animazione sembrava buio comunque. Ruination. Sarà la mossa loro? La signature, diciamo. Paralizzato, godo. Ragazzi, è buonissimo sto coso. Diminuisce ad aria. Guarda, io sono di burro. Le sue spade della rovina depauperano il mio defensio. È figo. Mi piace. Ma puoi resistere a Tink? No, ma Tinkaton lo uccide. Facciamo gli spaccaroccia. Se non è ghiaccio. Scopriamo se è ghiaccio. Fuoco gli è super efficace. Però aspetta, se ghiaccio buio prende per 4. Se la mossa è buio ed è la sua signature. Lo scopriremo solo vivendo. Oh madonna. No, l'ho droppato, cazzo. Scaglia gelo. Ghiaccio e ghiaccio sicuro. Sembrava una per due. Non lo so. Sono in eterno indeciso. Però c'è pure sbrigo attacco. Ci potrebbe stare. Quanto starebbe bene in subball? Appunto, c'è pure... Non so. Oddio, lo piglio in subball. È quella che sto cercando di usare io.
Madonna, che male che fa sto cesso. Dobbiamo fargli un cippettino. Leccata. Ah, tra l'altro lo prepottiamo, non ci avevo pensato. Ok, ok, cane, 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 sono troppo emozionato. Con cane possiamo contenerlo. Con cane possiamo contenerlo. Perché lo prepottiamo. E adesso lo leccheggiamo. Mi sa che sono davvero tigre, tartaruga, fenice e drago. Ancora, ancora. Ferdi, ricordati quello che... Oddio. Almeno uno. Ricordati quello che abbiamo detto... Ti ha ucciso? Riguardo lo starter di Chiara. Ok, ghiaccio buio, può terra cristallizzare. E gli possiamo cambiare la terra cristall al ristorante. Catastrofe, eccola qui. Bottone, eh? Bottone catastrofe. Avrà un bel base power sto cesso. Tiriamo ball. Guarda questa illumination. L'ho vista, me l'ha appena fatta. Mi ha tolto settantello buono. Cioè DPS intendo. Io riprovo la subito. Mi piace un botto questo. La subo gli piace parecchio, eh. Comunque qua qua va al ballo anche questa, eh. Guarda. Dovrei chipparlo ancora, raga, ma per farlo mi serve... Allora, intanto tiro una cura su cane, così mi rientra Fulvi. No, no, non ha radice energia, però. Dov'è lei per pozza? Ce l'ho? Sì. Minchia, ma quanto è poco sto leggendario? Secondo me mi ammazza. Ok. Ci ho creduto, raga. Godo. Allora, sono sicuramente in range di catastrofe, ma anche di scagliagelo. Cristo. Spada Selene, ciao. Ora però lo mandiamo a meno 2 con cane e continueremo a leccare come i pazzi. Dai cane, spaventalo. Meno 2. Cane contro gatto qui. La nostra lore si intensifica. Pazzo. Io lecco ancora, raga. Io lecco ancora. Al massimo. Vai. Revitalizziamo. Brutto colpo. Bello. Grande! Ma Bostiff! Ok, è nel rosso, ci siamo. Non rischiamo cazzate adesso. Scaglia gel, grazie Mabostiff. Grazie Mabostiff, grazie. Tra l'altro non ti chiede di fuggire, non puoi fuggire. Il problema è che dovremo cominciare a cenare rivitalizzazioni. Secondo me dobbiamo di nuovo revitalizzare cane nel caso. Provo la subo. Ruination ti toglie la metà della vita. Ruination ti toglie la metà della vita? Perché non ti ha fatto niente la seconda volta? E quindi raga, sono i Tapu. Gli hanno messo anche Nessus Madness. Sono literally gli anti-Tapu. Anche da un punto di vista di combat. E mentre, infatti ce l'ho. Mentre i Tapu boostano quei campi, questi nerfano.
Quindi questo toglie la difesa, gli altri toglieranno altro. Guarda, ora sono 85, 43. Torna. Però devo revitalizzare. Revitalizzante max su cane. È perfetta questa gol. È perfetta. Lo so, c'hai ragione. È perfetta. Ok, Ken. Super efficace. Perché? No, non mettere i semi, sono un coglione. Ah, perché è normale. Vabbè, revitalizziamo ancora. Non importa. Dai. Spada solenne a meno 2. È la tua ball. Tinkaton. È assolutamente la tua ball. No. Ok, buono. Recupererà un po' di vita, raga. Poi lo lecchiamo di nuovo. No, devo usare le mega ball, ragazzi. Sti cazzi e la sub ball. Ah, si fa il trash o mozzo? E intanto andiamo a meno 3. Bastardo. Anche se critto sono tranquillo qui. Bene. Davanti a cane non si può che rimanere paralizzati. Vai, ma boss. Merda. Il bastardo fa sempre spada solenne. Quanto mi ha tolto? Dovrei reggerne un altro. Comunque finirà. Dai. Catastrofe non me ne frega un cazzo. Vediamo. Sì. È ufficialmente come ira della natura. Puoi anche crittare, ma boss, non preoccupare. Ora no. Godo. Raga, tanto ho salvato. Io ci provo. Io ci provo. Io lecco. Io ci provo. Io ci provo. Io lecco. Io lecco come un pazzo. Secondo me ci sta anche un'altra leccata, ma se critto muore. Quindi proviamo la Mega Ball. Cristo, ma che cacceretta hanno. Lecco ancora? Lecco ancora, raga. Ma boss, mi fido di te. Ti ho affidato tutto. Grande, ma boss! Mamma mia, io ho amato pochi Pokémon come amo ma boss. Ti rivitalizzo, non ti preoccupa. Però non possiamo mettere Arboliva. Rivitalizziamo ancora ma boss e lo mandiamo a meno 4. Ora, in teoria reggo quasi tutto quello che c'ha lui. Catastrofe, vabbè, catastrofe, tanto mi può ammazzare di catastrofe, quindi fai pure. Va bene, questa non mi dovrebbe fare un cazzo. Io tirerei una curetta su Tinkaton. Così almeno ci stiamo davanti senza usare revitalli. Pozione max su Tinkaton non serve, bastano per pozione. Madonna che fatica. Quanto cazzo spinge sto host? C'è anche il verso. Sì! Buio ghiaccio. Ah, ok, quindi si chiamano ufficialmente Pokémon Disgrazia. Lui è il Pokémon Disgrazia, basta. Quindi è l'elame della sciagura, ma è comunque il Pokémon Disgrazia.
Cien Pao. Può controllare ammassi di neve pesanti anche 100 tonnellate. Gioca spensierato saltando in mezzo alle valanghe che lui stesso causa. Quindi in teoria questa bestia, intanto vi metto Chiara, questa bestia è stata sigillata qui, ma viveva nelle montagne di Paldea. Questo qui stava a nord. Ti torna? Poi l'hanno chiuso qui dentro, ma in realtà lui è del punto cardinale nord. Vediamo le stats. Mostra le info. No, porca puttana. Che è successo? T'ha fatto Sacred Sword? Raga, non posso mettere l'audio di Chiara semplicemente perché non c'è la musica. Se poi invece riavvia, cioè ci sarebbe la, c'è l'audio ma non c'è la musica. Se invece perde la fight, le facciamo mettere la musica lei. Però io non la googlo sta musica, perché se la googlo poi vorrei spoilerarmi gli altri. E spada, madonna che stats. Pure l'audio in ritardo per via di Streamlabs che fa il coglione, quindi ve lo tolgo un attimo. La difesa degli altri Pokémon viene indebolita dal potere della spada che richiama le disgrazie. 177 di speed, 167 di attacco, difese ottime. Come sei messa? Male. In un ciclo di revitalizzazione? Sono messa male perché mi sono fissata con questa stronzata della Live Ball. Sono messa male. Cioè, ci sono tanti turni per la Dive Ball. Sono messa proprio male perché non riesco più a fargli Yon. L'ho fatto 4 volte prima e li ho buttati tutti per con la Dive Ball. E sono messa proprio di merda. Sono messa proprio male. Allora, questo c'ha la Terra sta al buio. Vi faccio una domanda: ha sempre la Terra sta al buio? Sì, resettino tattico nel caso, eh. Cioè, se vedi che non sta andando, piuttosto resetta. No. E allora godo. Tra i due molto meglio la Terra sta al buio. Anche se questo qui ci sta bene Terra sta al spettro. Qui io potessi gli cambierei la Terra sta in spettro. Questo è perfetto. Perché tu gli fai 4 per con lotta. Ma... hai paura di farlo se ha la Terra sta al spettro. Ma porca di merda. Buio è anche figa perché comunque mantiene l'immunità a burla. Secondo me o Max Revive o resetti. Max Revive non serve a niente perché o mi fa Ruination e tanto toglie metà DPS, sì, o qualunque altra cosa mi fa mi shotta anche Fulmine. Ah, ok. Anche secondo me stavi entrando in una chain di robe. Intanto io servo il... metto l'audio di Chiara e servo la cena. Allora, come faccio a riscosare l'audio? Datemi un secondo, che l'Elgato c'ha questo problema. Cattura solamente l'audio. Si può aggiornare la fonte? No. Vabbè, sentirete poco poco in ritardo, non so perché non si può aggiornare. Oh, se non te la senti di prenderlo, puoi sempre prenderlo dopo, eh? Sì, forse lo prendo dopo. Forse lo prendo dopo, così non sto incazzata nera. Perché ovviamente, siccome mi sono concentrata su quello che stavo facendo, adesso c'ho la incazzata nera, incazzata. No, raga, ma cioè, a voi non capita? Voi che giocate a Pokémon da più tempo di me, non vi capita? Tipo, no? È normale farsi pigliare, non sono incazzata. Ovviamente no. Non sono incazzata.
Non sono incazzata, raga. Semplicemente è frustrante. Ma non è essere incazzata. Stiamo facendo una cosa super hard perché non abbiamo neanche le medaglie per prenderlo. Easy. Non c'è bisogno che mi venite a scrivere in chat cazzata, incazzata. Perché no, non lo sono. Cioè questa qui è proprio la tipica cosa che ti fa recipitare. Perché la stiamo facendo in ultra hard mode. In ultra hard mode. Banalmente. Banalmente. Mi dà fastidio, se vogliamo metterla in questo modo, che mi interessi così tanto di che colore ha la ball. Perché se non me ne fregasse niente, avrei usato ball molto più forti in uno dei 25 tiri che ho fatto prima, perché gli hanno fatti un botto. Ma ho usato ball che hanno catch rate niente, un cazzo, semplicemente perché mi piace il colore. Metti sulla musica. Sì, sì, certo. Ma ti direi, facciamo un try. Un try? E poi vediamo. Se no, lo riprendi dopo. Ma io volevo giusto dei falafel e basta. Io ho preso tutto quello che c'era. Solo falafel. Minchia. Troppa roba. Tantissima roba. Dicevo, intanto noi facciamo un po' di theory crafting. Mentre mangio. Terra Crystal migliore su sto coso? Spettro? Su Spettro non prendi. Le acciaio che ti arrivano addosso e ti vogliono fa per due. Ti fanno per uno. Lotta non ti fa niente. Cos'altro gli vuoi fare addosso a questo? Fuoco ti fa per uno. Rock ti fa per uno. Devi togliere la tua musica però. Tolta. Noi la sentiamo, ma loro no. Ok. Voi dovreste sentire solo Chiara adesso, con un leggero delay. Si fa. Ma dovreste sentire solo Chiara. Un tiro di dive ball però lo faccio. Ma vai. Aspetta, ma perché io c'ho il falafel? Perché hai detto che volevi falafel. Ah, ok. Il e kebab... siccome c'era scritto falafel. Ah, il kebab è questo. Quindi in realtà... No, quella penso che sia la piadina che va con il falafel. Ah, no, è questo il mio panino. Ok, sì, sì. Non lo so. È bizzarro questo. Non lo so. Questo kebab. Sì, quelle penso che siano le piadine che vanno con i falafel. Sì, sì. Che però io pensavo fossero semplicemente il piatto di falafel e basta. Non si sente, Chiara? Aspettate. Questo l'ho preso da dividere. Ora lo sentite. Ora lo sentite per forza. Magari basso, ma lo sentite. Vero che lo sentite? No. Che strano. HD60. Monitora l'audio in via all'uscita. Ah, ok, si sente. Che posto. Ok. Guarda, mi permetti di fare questo semplicemente perché... Se no, dai, il cazzo diventa vero. Ma guarda, tolgo anche il mio P. Tanto a che serve. Spettro e veleno. Va bene. Per me, folletto. Eh no, ma folletto no, ragazzi. Perché se te la stalli folletto, ti arriva l'acciaio nel muso. Ti fa comunque per due. Di che tipi è? Ghiaccio buio. Prende per 4 la lotta. Ha un botto di debolezze. Ma tanto questo Pokémon qua, se lo giochi, te la chiesto di turno. Vai. Vi ho abbassato l'audio. Vai. Va bene così. Così è bilanciato? Perfetto. Secondo me con la subball è veramente un suicidio, più che altro perché in questo momento non abbiamo le medaglie per catturarli. Cioè è meno di una pokeball provare con la subball. E con una megaball l'ho catturato con una pokeball praticamente.
No, vabbè, io gli ho lanciato contro anche 5-6 Viltrovole, non mi è entrato, eh. Ed era vita rossa e addormentato. No, vita rossa e basta, non sono più riuscito a addormentarlo quando ho finito le Viltrovole. Era normale, no, perché quello che ti vogliono fare su sto coso è lotta. Quindi prendi comunque lotta. Però l'hai addormentato. Che già è qualcosa. Mm. Secondo me non è Uber. Secondo me sti osi sono 580, raga. Se sono i tapu, sono 580, si giocano e come. Questi saranno i Pokémon attorno ai quali ruoterà il BGC. Se sono i tapu. Vi ricordo che si giocavano solo i tapu ai tempi. Ecco, infatti. Buono. Che trono troppo. Gli hai tirato? Troppo. Ah, c'è pure le ultra. Buono. Ma gliel'ho tirate pure prima, non è entrato. Ah! 5,70. Erano 5,80 ma sono stati nerfati. Ci sta perché ti mandano a meno 1. Meno 0,5. Ma grazie, io Dia. Gli posso fare questa mossa senza avvelenarlo, siccome è addormentato? Certo che sì. Oh no. Provaci. Resetterai. Raga, sta politica del no bestemmie, capito? Resetterai. Cioè, non sono d'accordo. Tira gli sta ultra. È un tiro. È quello buono. È la regola dell'ultimo try. Ci ho creduto. La YOLO. Io mai, io mai. Non ci ho creduto mai. Dai dai, altro try. Per una volta che riusciamo a fare più try su un leggendario, cazzo. No, no, ma per carità. Secondo me ottima idea lasciare la possibilità al giocatore di avere questi leggendari prima dell'endgame, perché saranno la nostra vera sfida. L'unica, probabilmente. Cercheremo sicuramente anche gli altri paletti. Panino che aumenta il catch rate, no vabbè. Puoi farlo. Più reset fai, più chance di trovare lo shiny. Credo sia shiny locked. Beh, di solito lo sono. Così poi li distribuiscono. Eh sì. Infatti no. Allora, signorino. Sì. Ma allora ragazzi, sto coso è fortissimo. Ragazzi, non ho rimesso la musica. Ah, e vabbè. Avevo vagamente qualcosa che mi diceva non lottare subito. È una lotta silenziosa e solenne. Me lo immagino rosso, shiny. Secondo me è nero. Secondo me è negativo. Giusto, ci potrebbe stare. Quello. Che lo faccio adesso? Se si sveglia è un cazzonculo. Provaci. Troppo poco. Piove. Ma
Vaffanculo, quando fa due tic mi fa incazzare. Un tic ci sta, non ci credi. Ma al secondo sì. Al terzo è proprio da pezzi di cazzi, però. È vero, una blind velox ball se ce l'hai dove si tira. Turno 1. Cazzo vero. Non ti ha rotta nulla. Non te lo metto in switch in Pyroar però. No no, lasciamogli Grimora. Ci sta, Mega Ball di circostanza. Merda di merda. Ancora. Timer ne hai? Mm-hmm. Allora. Però non scattano a 10 giorni. Tra un po' infatti. Godo. Ma stai scherzando? Ma in Mega Ball! In una lotta insulsa, tra l'altro. In Mega Ball! In una lotta insulsa nella quale non è successo niente. Però l'hai preso. Sì, cazzi. Leggiamo un po' che cosa dice. Allora, l'odio di coloro che sono morti. Perish by the sword. Scusate, ho sbagliato. Ok. Ok. L'odio di coloro che sono stati uccisi dalla lama, che penso sia questa, molto tempo fa, si è raccolto tutto quanto, si è personificato nella neve ed è diventato un Pokémon. Ok. Quindi in realtà la tua è sulle origini. E la mia è su quello che faceva. Questa roba è importante. Sono Pokémon nati dalle armi. È per questo che parlavano delle della spada della rovina. Quindi questi sono quattro Pokémon che nascono da quattro oggetti maledetti. Perché l'altro si chiamava le tavole della sciagura. Quindi l'altro sarà nato dalle tavole della sciagura. Questo è nato dalla spada della sciagura. E sono quattro armi, probabilmente. Quindi non penso più che siano basati necessariamente sui punti cardinali. O meglio, sull'oroscopo cinese. Prese vita quando l'odio degli antichi che perirono a causa della spada si ammantò di neve. Tra l'altro questo significa che sono nati in guerra? Die by the Sword sta per morire per mano di spada, non sta per le sue spade. Vabbè, anche perché la sua spada è una. Ma l'abbiamo appena detto, è morto per mano. Forse no, è stato un lapsus, ma sì, assolutamente. E basta, no, l'ho detto. È morto per mano di questa spada, è chiaro, anche perché lui non ha due spade ed è nato per via delle vittime. Quindi assolutamente non ha senso che sia lui a uccidere questa gente, anche deve ancora nascere. È una spada sola. Cioè vedi, un dente ha la parte dell'elsa e l'altra c'ha la, e l'altra la punta. Quindi si fa riferimento innanzitutto a armi umane o comunque a oggetti umani, perché le tavole non sono armi. Potrebbe essere, non abbiamo una coordinata temporale, vero? No. Potrebbe essere è lunga come basta. Ma potrebbe essere anche l'impero di Paldea. Sappiamo che c'era un despota. Magari aveva un grande esercito con quattro generali, con quattro armi, ha ammazzato un sacco di gente e queste vittime hanno intriso le armi. Oddio, le tavole non sono delle armi, però sarebbero super coerenti con un potere, no? Politico, intendo. Cioè magari un tizio ha scritto su delle tavole delle regole per le quali sono morte tante persone e quindi abbiamo anche le tavole della sciagura. Non mi aspetto che abbiano tutti quanti un funzionamento simile, però sì, capisco, ha senso. Io Shiny ho trovato, chi cazzo ho trovato? Quindi non sono propriamente i Tapu, nel senso che non sono loro dei Pokémon che hanno distrutto la regione, ma semplicemente sono Pokémon nati dalla distruzione, dalla sciagura, dalla violenza, dal sangue. E quindi sono stati sigillati. Fighissima la lore di sti Pokémon. E quindi allora, torna però spada nefasta. Le altre abilità saranno tavola nefasta, scudo nefasto,
Nunchaku nefasto, ok? Minchia, fighissima la lore di sti Pokémon. Sicuro condividono il tipo buio. Sicuro, perché sono gli anti-Tapu. Erano tutti folletti, i Tapu, e questi sono tutti buio. Sono basati probabilmente sui quattro pericoli cinesi, che non conosco, che sono le antitesi dei punti cardinali. Absol li annuncia. Minchia, che figo, sì, mi piace. Che Absol li annunci. Ora metto emoticon Holly. Se sono davvero i Tapu, o comunque condividono tanto con i Tapu, sono quattro quadrupedi. Perché i Tapu comunque hanno la stessa silhouette. Quindi avrebbe senso che fossero quattro quadrupedi, magari molto diversi fra loro. Quindi non necessariamente quattro gatti. Potrebbe essere un gatto, un cane, un elefante, ok? Come no? Sto pensando agli altri gruppi di leggendari. Tandrus, Tornadus, vabbè, fanno... E Landorus uguali. Vedo tre uccelli, sono tre uccelli. Per come è fatto questo gioco, sono quattro tigri colorati. Cani. Gli uccelli. Cani, gli spadaccini sono tre quadrupedi. Non meglio identificati tutti e tre. Quattro con quel deo. Potrebbe essere una roba di quegli spadaccini, brava. Esempio, secondo me l'hai azzeccato. Potrebbero essere... Beh, però rispetto agli spadaccini è un po' più chiaro qua qual è l'animale di riferimento. Vero. Cioè, gli spadaccini comunque non si somigliano fra di loro, anche perché non somigliano a nessuna bestia reale. È vero. Sono dei Pokémon, alla fine. Meno animaleschi di questo. Come dici, Turbo Chiappetta potrebbe essere un leone, una tigre, un giaguaro, un puma, è vero. Potrebbero essere anche tutti felini. Non mi lamenterei. Del resto, dopo i cani leggendari, avremmo i gatti leggendari. Spiegherebbe anche perché ci sono così tanti cani. Ah, perché i gatti sono leggendari. Perché compensano, esatto, con i gatti leggendari. E vissero tutti felini e contenti. Raga, che godimento. Che dico? Ah, l'ultima cosa che volevo guardare. Un 3,94. No, non le guardo le altre silhouette. Qui dentro ovviamente non c'è niente. C'è esattamente il terriccio che avevamo visto clippando. E nient'altro. 394, quindi realisticamente il Pokédex da 400. Ma la tua foto è diversa dalla mia? Ah no, ok. Semplicemente nella copertina non c'entra tutto. Mi piace molto sto Pokémon, bello. È proprio bello. Dicevo, 394 significa che il Pokédex non supererà di molto i 400. Sì, potrebbero essere 400 tondi a sto punto. Me lo auguro, perché sarebbe da stupido. Da stupido. 398. Ecco. Allora, facciamo mente locale, perché ci siamo fatti trasportare. Quali paletti mancano? Non è vero. Allora, in verità, facciamo alla fine sta palestra o no? Esatto, la facciamo la palestra. Madonna, sono gasatissimo. Noi avevamo un paletto extra qui. Ok? No, no, non lo prendiamo adesso. No, no, ci mancherebbe. Adesso... Come se non fosse capace di farlo. Eh no, proprio perché voglio prendere i paletti, facciamo la palestra e voliamo al quinto titano, non me ne fotte un cazzo. Quindi. Va bene. Abbiamo però con questo il quarto viola. E qui non abbiamo esplorato niente, verosimilmente qui in mezzo quattro pali viola ci sono. Cioè, qui non abbiamo visto niente. Ha senso. Capito? Quindi... Cioè, fin strano che ne abbiamo già trovati quattro. Potremmo fare così. Allora, palestra. Titano. Esplorazio di questo lago. Ok? Di tutto questo lago. Esplorazio grossa di tutto questo lago. Quindi di questo perimetro qua, guardate. Senza Sierra Nevada, ok? Questo perimetro qua. Magari ivi compreso questo cazzetto, ma non oltre. Così facciamo proprio il cerchio giusto, no? Vuoi panini? Tieni, tieni. Dicevo, ivi compreso questo cazzetto qua. E dopodiché... Ok, ci ha aggiunto i cazzetti.
Dopodiché, avendo il quinto potere, invece di andare alla Sierra Nevada, allora ascolta, no, siamo dei figli di puttana se non esploriamo tutta questa zona, però anche l'area 3 ovest, secondo me. Vabbè, decideremo. Andiamo alla palestra. È che ora che so che possiamo prendere sti leggendari vorrei vedere tutti. È finito il gioco. Però sì, ci siamo vicini. Dobbiamo esplorare la città prima ancora della palestra. Quindi, benvenuto a Las Brasas, questa è la città delle stelle e della ceramica. E delle stelle. La mia è una famiglia di vasai da generazioni. Ok, ecco perché c'è tutta sta roba. Guarda. Vari piatti. Grazie Endevar, dai, è belli, fatevi un tuffo sotto il pavimento per festeggiare 11 mesi. Okay. Questi piatti sono enormi, penso per il gioco che si bugga. Questi piatti sono enormi. Quanti panini ci potrebbero stare? Le stoviglie di Las Brasas sono oggetti di artigianato famosissimi a Paldea. Ovviamente, raga, qui Chiara smangiucchia, visto che noi l'abbiamo fatto prima mentre catturava. Noi le segniamo gli oggetti. Niente che c'è da vedere. E gli oggetti, c'è una MT baratto a sinistra qui dietro questa casa. Che calma, godiamoci di questo silenzio. Ecco il terzo leggendario, raga. Qui hanno fatto talmente la 360 che non c'è neanche il pavimento diverso. Vabbè, perché dovrebbero farlo? No, no, infatti. La ceramica nasce nel forno. Una volta data la forma all'argilla, si mette nel forno e si lascia cuocere lentamente per giorni. Team Violetto, let's go, grazie Fiamma, ti faccio una domanda. In questo gioco si può trovare un po' con selvatico con Hidden Ability? Nei raid. Io ho catturato 70 esemplari, ma nulla. Nei raid, Fiamma. È un grande forno per cuocere piatti, vasi e altri oggetti d'argilla. Chissà perché c'è l'interazione col forno, tra tutte le cose che non hanno interazione. Forse ci dobbiamo mettere un Pokémon per farlo evolvere. Dobbiamo infornare il cane Dachsbun per un'altra. Venite a provare i nostri panini? Sì. Così prendiamo altre ricette. Ah, sei tu. Ho appena messo a punto delle nuove ricette. Si gode. Prova a prepararli. Sono così buoni che non crederai alle tue papille gustative. Se mi capiterà di creare nuove ricette, te le insegnerò. Che buono, che bello. Cosa? Allora l'ho letto anche io. L'appetito non ti manca, ne voglio ancora. La stronzata non mi ha fatto ridere. Ottimo negozio, pieno di significato. Continuiamo il destra-sinistra in questa prima viuzza, va? Ragazzi, boni che poi i mod vi devono mutare. Boni. Questo è il ristorante di lusso. Crepe. Ma poi sono crepette, sì, vabbè. Crepe. Sono le stesse pietanze di tutti i ristoranti di lusso. Cioè, non, nessuno. Nessun negozio ha personalità e qui la città finisce. Ok, I guess. Questo che cos'era? Paninaro? Ok, sì, quello che ti vende gli ingredienti. Ci sono i squaccabilli gialli qua. Mmm. Oh oh oh. Io adoro i Pokémon. Questo non dice un cazzo. Tiriamo una salvata, ma ho paura di perdere il leggendario. Anche perché aspetta, ho tolto l'autosave io. Fammelo rimettere. L'avevo tolto, raga, perché avevo paura che facesse cose strane ammazzando il leggendario. Ah, gli squawkab sono lì. Ma si possono catturare? Non penso, credo che siano i classici. Un contorno. Beh. Purtroppo no. Allora, com'è lento, se la prende comoda, ha la testa fra le nuvole. È stata lunga, ma ce l'abbiamo fatta.
per arrivare fino alla Brazas. Ti sei stancato da morire per arrivare fin qui, eh? Ma adesso che l'hai raggiunta puoi tornarci con il volo taxi ogni volta che vuoi. Se in caso tua fine gioco non ti fossi ancora reso conto del teleport. La Brazas è in una posizione proprio scomoda. Non si può fare a meno di Cyclisa. Non c'è neanche un negozio di vestiti. Non c'è proprio un cazzo. Però controllo tetti, amici. C'è in prison, l'hai presa? In prison dove l'hai presa? È qua, devi guardare la piazza. Ed era qua. Aspetta, qui c'è un tossico. Ok, ma non... è qua. E mo arrivo. Maronna! Qua. Penso che la troverò a breve. È vicino alla palestra? No, se guardi la piazza è vicino all'uscita della città. Aspetta, che stavo seguendo un criterio, ma... eccola, questa? Ok, perfetto. Perfetto. Allora, dicevamo... quindi semplicemente ti buttano lì che sono mastri vasai e tanto ti basta. Cioè, play. Questa città è veramente vuota. L'arena. L'arena di questa città era stata costruita inizialmente come osservatorio astronomico. Allora aveva ragione, Chiara. Ultra Ball. La Light Clay mi sa che l'ho comprata, quindi mi scammerà, sarà la seconda. Guarda un po' che ci sono tutti quanti i Pokémon di prima genere, le loro icone del party. No, ho visto tutto, c'è una sega. Sega! Una. Caramelle Exb S. No, ma quasi non si può salire sopra, forse con la scalata, ma non con questo. Che Chiara aveva predetto che questo fosse un osservatorio astronomico, appunto. Lo era. Semplicemente non potevamo pensare che fosse stato riadattato come aiuto. Come palestra. Allora, proseguiamo dritti oltre l'edificio della palestra. Qui non c'è un cazzo. Sì, sì, ora vedrai che trovo tutto. Tu citami tutto quello che trovi. Allora, ecco qua, questo è il sostituto, probabilmente sì. Trovata. Amici, questa città è una merda. Sì, sali, sali, c'è un MT. È una merda questa città, è veramente uno schifo, non c'è niente. Ah, dietro anche c'è... c'ha tre negozi. Bulkotto. Aspetta, gocciola, ok. L'acqua gocciola, se uscisse fuori come idropompa ci sarebbe da divertirsi. Ma peggio delle altre. Cioè, le altre fanno schifo, questa fa schifissimo. Minchia, questa è veramente... cioè, questa è insulsa, non c'è niente, proprio nulla. Cioè, rispetto magari a quella che abbiamo visitato ieri, Garrafopoli. Creta luce presa, mi hai detto Bulkup. Sì. Mi manca solo Bulkup, come sai. Bulkup è dietro... è la zona industriale. Sì. Non immaginavo. No. È dietro l'edificio della... ah, della palestra? Non mi sono avvicinato perché avevo paura delle cazzi. No, se ci vai da dietro. Eccola qua. Basta, raga, è finita. Mentre quella che stava qua sopra non l'ho letta. Presa prima. Sicuramente l'hai presa perché sei qua sopra. Abbiamo finito anche tutti i dialoghi, secondo me. Forse questo manca? Sì. C'era un Pokémon simile al Tenchim a quella salita. Grazie. Grazie mille. Dunque non ci spiegano perché usano le icone di prima gen. No, te l'ho detto, fare delle semplicemente sono... roba all'arte, no? Sculture. Sono città in cui ci piace fare i vasi e quindi fanno i vasi. Sì, sì, casualmente hanno la forma delle icone prima gen, però se ne rende conto solo il giocatore. Yeah. Forse non lo sperare. Allora, oddio, sì. Decisamente. Io in realtà ero anche abbastanza easy, però mi dà fastidio non essere full. Mamma mia. Non c'è un cazzo in questa città di questo gioco.
mi sono resa conto con questa generazione che le città erano una delle mie parti preferite. Vedi? Ma poi sentivi anche la differenza tra la metropoli e la città piccolina, che ti raccontava molto meno. Buono il kebab, sì. Mi ha soddisfatto e non era neanche pesante, era piccolino. Buono. Infatti ora sto spizzicando le altre cosine. Sei Donia! Eccola. Ho visto che stavi per entrare in questa palestra e sono corsa qui. Scusa ancora se non ho potuto lottare con te la volta scorsa. Cosa? Ah, non fraintendermi, non ti ho inseguito fino a qui per fare una lotta. Lei, uno dei pochi personaggi monodimensionali del gioco, magari si racconterà con grande sorpresa alla fine del giro delle palestre, ma porca miseria, sono tutti personaggi bene o male interessanti. Lei dopo Hope è un calcio nei coglioni. E mille volte peggio di Hope. È partita come un personaggio super profondo, il primo rivale che non è davvero tale, è una tutor, ama la lotta, prende appositamente la squadra debole per metterti alla prova. Poi finisce lì. Cioè si racconta in 5 secondi. È finita. È finito il PG. Non è successo nient'altro. E facciamoci una lotta. Vediamo la finale di Focok. Aspetta però, vorrei lottare con i Pokémon più adatti ad affrontarti. Scusa, ti dispiace, dammi un attimo che mi riorganizzo la squadra. Nel frattempo tu vai pure a sfidare la palestra, ci vediamo dopo. Ah ok, quindi una sfida post palestra. Ci sta. Spoink è così carino. Viva Indeedy. La palestra di Las Brasas. Guarda che la palestra di Las Brasas è parecchio difficile da superare. Sei sicuro di essere pronto? Ah, ma le modelle c'hanno sto undercut pesantissimo. Bellissimo. Figo. Non l'avevo mai visto. Devo togliere Golduck, non me ne ero reso conto. Neanche io comunque. Un conventional cut, approvo. Sposta. Metto il ghepardo, non mi obbedisce purtroppo. Hi Lorenz. Mettiamo. Chi è che ho tolto? Impossibile ricordarselo. Anche a me non comincia sta cosa che alla fine non ti sfida. Chi? Vieni. Comincia a puzzarmi un po'. Cioè se dopo questa palestra non ti sfida. No, secondo me ti sfida adesso. Con un'altra scusa? Sì. Non so. Io mi ricordo. Sale. Oh, mi ricordo mai di aver tolto sale. Non è cattivo. E non lo trovo soprattutto. Sale. Basta. Sale. Forse per non mandare. Dici da 6 ore vuoi un mandarino? Penso che prendere un mandarino, vuoi un mandarino? No, grazie. Sì, grazie. Dov'è sale? Io non solo non ho finito la pizza di ieri, ma ho finito la di oggi. Non mangio più, ragazzi. Ho finito la vita. No, la ricerca è da deboli. No. Ma dov'è sale? Ah, era nell'8. Non l'avrei trovato mai. Sì, ci mette 3 ore a caricare i box, e per questo non lo trovo. Bene. Kilowattrel attualmente è un mio ultimo Pokémon, ci può sta. Fatemi fare anche una cosa. A sto punto. Diamo un altro po' di caramelle a Delfino. Dove sei Delfino? 3 ore dopo. Ecco Delfino. Lo mettiamo in squadra così livella. Non ci servono 6 Pokémon. Siamo in questo momento del gameplay. Oh, poi magari c'hai Pokémon al 60. Però morirò di morbo del sottovaluto nel caso. 29, buono. Fascino, non mi interessa. Acrobatics, sì. Viste le stats, tanta roba. Delfino di Chiara si è evoluto. Si evolve al 38 in cerchia. Ok. Bello.
Ci siamo. Ai. Questo è psico. Ah, vabbè, ma allora. Se questa è psico, è già finito. E ho cenato. Sto a posto. In realtà è avanzata un botto di roba. Ma sono pieno. Che cazzo ci fa? Che cazzo ci fa il my boss? Niente. It's my boss in time. Ah, però prima dobbiamo fare la prova, che stupido. Non mi stavo a scordare la prova. Stavo andando direttamente alla palestra. Intanto parliamo alla tipa alla reception. Benvenuto alla palestra di Las Brasas. Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli sfidanti. Ti chiami Saidonia, giusto? Per affrontare la capopalestra Tulipa dovrai superare l'esame della palestra. L'esame della palestra di Las Brasas è un esercizio molto particolare. L'ultima prova era una merda. Perché non era una prova, era una lotta. E poi una serie di prompt per comprare un oggetto. La capopalestra Tulipa lo chiama esercizio delle emozioni. Lo ha ideato lei. Fa un to' puzza di merda sta cosa. Portalo a termine e avrai superato l'esame. Ok. Esci dalla palestra, vai a sinistra e arriverai nel luogo in cui si svolge l'esercizio. Troverai una donna con una tuta nera. Parlale e ti spiegherà tutte le regole. Buona fortuna e a dopo. Il nome non depone benissimo, esercizio delle emozioni, pare proprio una gran cacata. Però è anche vero che l'altra prova sembrava fighissima, tutti gli NPC ne parlavano, mamma mia quanto è difficile, classe Ultra Ball, e poi era una merda. Quindi magari questa ha il nome brutto ma il content bello, perché l'abito non fa il monaco. E lo dico davvero, non sto memando. Vediamo. Dai, dobbiamo essere positivi. Che cazzo è? Oddio, c'è la prof. C'è Dendra. C'è Dendra. Dove che sta di qua? E aspetto Chiara. Quindi la prova è con Dendra. Punta proprio lì. Una donna in tuta nera è lei. E perché la gestisce lei la prova di Tulipa? Sono imparentate e non ce l'hanno detto? Allora, ho parlato al desk. Ci ha detto che la prossima prova è la prova delle emozioni. E mi ha detto, vai, qua a destra ci sta una tipa in tuta nera. Quella tipa in tuta nera è Dendra. Fine. Ok. Ciao bello. E si va. Tulipa è così graziosa. Aiuta a sentirsi giovani, fa bene alla salute. È una passeggiata, ce la metterò tutta. No, non deve essere una passeggiata, raga. Allora, raga, parliamone. Che vuol dire esercizio di emozioni? Ascoltami bene, io ho un'idea. Metti emotivo nolli. La metto io. Raga, se ci fanno usare queste, io li denuncio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È sicuramente così.
È sicuramente così. Cioè, se l'esercizio è saluta, palese, fai il cuoricino. Palese. Io li denuncio. Palese. Sicuro. No, 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 ti volevo aiutare per farti bere. Ma ci sono, ma ci sono. Ci sono. Stavo solo infilando una cannuccia. Benvenuto, novellino. Qui si svolgerà l'esercizio delle emozioni. Che c'è? Ti domandi che ci fa qui l'insegnante di lotta a fare l'istruttrice? Sì. Devi sapere che io e la capopalestra Tulipa siamo amiche da una vita, quindi non ce l'avevamo detto. Praticamente un giorno ci siamo sfidate con la regola che chi avesse perso sarebbe stata in debito con chi avesse vinto. E così, ecco... Vabbè, per farla breve, fa bene anche a me un po' di allenamento, così quando non faccio lezioni le do una mano. Le regole dell'esercizio sono semplici. Ti farò vedere come si fa, osserva bene e imita correttamente i movimenti. Dunque, comincia l'esame della palestra, sei pronto fisicamente e psicologicamente? Psicologicamente non credo. Si perde un gioco di parole. Ah, ok, prego. Perché in inglese parla di Emotional Spectrum Practice, o ESP. ESP. Esatto. Che però, vabbè, comprensibilmente non sono riusciti a rendere. Però sì, ti faccio vedere un movimento e tu lo copi, è proprio quello che hai detto tu. Via, fai esplodere le tue emozioni. Madonna ragazzi, li denuncio se è così. Ce la puoi fare a caricarlo? Premi A? Forse devi premere A? Ah no, sto premendo A. Ok, ok, allora caricava semplicemente. Forse un QTE? Oddio, sì. Ma cos'è il coso degli aeroporti? Ma quante volte bisogna farlo? Boh, penso entro il tempo limite. Una volta sola? Sì, sì, una volta sola. Ah no, invece sì, più volte lo puoi fare. Ok. Non finisce più? Infatti, poi si blocca? Secondo me non serve farlo più volte, allora. Anche se non è... Io credevo che ci fosse un fondo. Che ci fosse un fondo e che quel fondo fosse la parte iniziale del Team Stars. Ma è questo adesso. Sì. Cioè, è chiaramente questo. Ma che cos'era? Ma perché le devi fare le prove per forza se non hai idee? Ma fammi arrivare in città e fammi fare la sfida. Preferisco. Questa roba è fastidiosa. È decisamente più dignitoso. È assolutamente più dignitoso. Questa roba è insultante per un bambino. O meglio, magari una bambina o un bambino di 6 mesi si divertono a vedere il verde e pigiare sul tasto verde. Ma già secondo me dopo l'anno e mezzo ti si è rotto i coglioni. Una roba devastante, amici. Tolgo l'emoticon only. Sì, la mia idea era meglio. Cioè, avere quantomeno l'emozione da scegliere nel menu avrebbe avuto più gameplay rispetto a 4 tasti. Tra l'altro con la possibilità di spammarle. Non ho capito sta totalmente cosa. Totalmente non intended, secondo me. Non ho capito sta cosa, cioè... Boh. No, il target non è bimbi di 6 mesi, però...
Meraviglioso, davvero eccezionale. Una capacità espressiva impeccabile e un volto sempre sorridente. E ora che ci siamo riscaldati bene, alleniamo al massimo i muscoli con una bella lotta. Ok. Accenta i movimenti. Ah, ok, perché non è finita, dobbiamo anche lottare. Muoviti molto più di quanto fai normalmente in una lotta. Fai lavorare tutti i muscoli. Parte la sfida di Lisa. Quindi la loro idea era: ti fanno fare il QTE e poi ti fanno lottare contro Gotorita. Non ho capito? Non so per quale motivo, forse perché mentre stavo mettendo la lead mi stavi dicendo che c'era la tipa della scuola, ma ero straconvinta che la palestra fosse lotta. Sì, sono stretto buono, quella non ti fa scappare. Giusto, psico sono le paure. Sì. Psico sono le paure, però vorrei smetterla sempre loro. Oh cazzo. Mi ha prepottato. Ho comunque morso stretto. No, ho avanzato. Godo. Non ho capito? Veleno è debole, sì. È che le uniche cose super efficaci ce le ho su Mioscarada e Rabska. Okay. Sono tutte e due al 50. Sì, e non vuoi sbilanciare troppo. Però. Però secondo me la palestra più o meno sarà una buona sfida. Perché se i mob, i trash mob sono al 43-44, la palestra sarà 45-46. Quindi se magari è una terra stal sinergica con l'abilità del Pokémon Ace, dell'asso del più forte, magari è una sfida almeno quella. Lasciatelo dire, tu e la tua squadra siete davvero in forma. Intanto metto Claudio. Andiamo su Bloodborne. Ma aveva solo due livelli in più, perché gli ha fatto così male? Perché sei delfino. Me lo fai un flip turn, per favore. Che vuol dire? Flip turn. Ah, ma poi muore. No, visto? Ce lo fai vedere il delfino. Va bene, va bene. Vogliamo vedere il delfino. Vogliamo vedere il delfino. Vogliamo vedere il delfino. Ok, vabbè, ok. Poi switch. Si sì, hard switch. Eccolo. Sai quale potrebbe essere la tua combo? Flip turn into Mioscarada, U-turn e torna al palafino. Delfino, che mamma bello. Mia! Quanto cazzo Zero è fierissimo! Guarda, che mossa gli facciamo? Acqua Tailing. Che fa male. No, Acrobatics. Acrobatics è bellissimo. Si teletrasporta, guardalo. Guardalo, guardalo. Vittoria. Dicevamo, abbiamo finito sta merda. Ottimo, sia i tuoi muscoli che i tuoi Pokémon sono carichi di gioia e sono pronti allo slancio. So che ora sei stanco, ma resisti un po'. Ora inizi. Non stavo capendo cosa fosse successo. Perché non l'avevo letto.
Ammazza. Non credevo che saremmo scesi sotto il Team Stars. Quanto sudore, quante emozioni. Un esercizio davvero appagante, incredibile. Non riusciamo a fare una puntata riuscendo a godere sempre. Leggendario, bellissimo, la fight, difficile. La scoperta dei paletti, il brividone. E poi questo. E poi questo. Un esercizio davvero appagante. Manca poco ormai, resisti. È ancora una lotta per superare i tuoi limiti e vincere l'acido lattico. No, no. Se c'è una terza fase. Ma non è per i bambini di nessuna età, raga. Non si può neanche perdere. L'ho pigiati col cazzo i tasti, raga. Letteralmente. No, se c'è una terza fase mi sento male. Indidi, no. Dai. Ecco che succede a competere con un giovane in piena crescita. E con questo abbiamo finito. Oh, meno male. Ben fatto, novellino. Hai completato l'esercizio a pieni voti. Congratulazioni. Adesso corri dritto dallo staff all'entrata della palestra. L'esame della palestra finisce davvero solo quando c'è l'annuncio ufficiale. Vabbè. Grazie. Grazie mille. Ricorda che l'esame della palestra è veramente finito. Ok, solo con l'annuncio. Andiamo. A proposito, lo sapevi che è stata Tulipa in persona a ideare l'esercizio e le emozioni? La ucciderò con grande piacere. Buona fortuna contro Tulipa. Farò il tifo per te, novellino. Ci fosse stata una terza fase, io avrei sdrenato. Saidonia, vedo che hai terminato l'esercizio. Adesso vai a rifarlo un'altra volta. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro la nostra capopalestra. Vuoi sfidare la capopalestra Tulipa, la super maga del maquillage? Cos'è maquillage, trucco? Beh, sembra una modella. Ci sta. Ma anche, ti ricordi, la pubblicità a Leodapoli? Sì. Aveva lei con un rossetto, tipo. Che bello, delfino. Come faccio a togliere la camera? Non puoi in queste lotte, perché non hanno la telecamera okay. Regolabile. È già fissa. È che non si vede bene. Ma hai messo la rain? No, semplicemente pioveva. Okay. Pensa che con Mike dovrai rifarlo ancora. È anche chiaro, eh? È vero, questa è la vera cosa che mi potrebbe far propendere per non fare la veteran. Cioè, va rifatta questa prova. Ci sta questa prova. Non fare la veteran. E questa non è colpa del tempo. Oddio, invece, Mr. Empy, questa è anche causata dalla mancanza di tempo. È un'idea di merda, ma per me è un'idea di merda che è stata escogitata per cercare di liquidare la prova. Bravissima, nel minor tempo possibile dal punto di vista di programmazione. Ricordatevi che il giro delle isole, le prove del giro delle isole di Alola, sono state programmate per ultime nel gioco. In sole e luna. Insicuro, oppure a me. Bastava mettere il tempo, sì, certo. Cioè, questo non è neanche il minigame che volevano fare. La finestra di tempo è eccessivamente ampia. Non hai gli errori.
non hai una difficoltà aumentata tra primo e secondo giro. No, infatti, è perfettamente identico, tra l'altro. Hai un sacco di tasti su questo cazzo di joystick o sui Joy-Con, ne usi 4. Cosa? Le prove a QTE ci possono stare, vi ricordo che le esperienze di Quantic Dream sono tutte con i QTE. Quindi, va bene, fammi un QTE come prova delle palestre, non mi offendo. Ma questo non era un QTE, era la caricatura di un QTE. Non potevi sbagliarlo? Avevi tutto il tempo del mondo? A che serve? Ho premuto a caso e ho vinto comunque. Non ho dimostrato alcuna abilità. Potevano fare bravo Legends Gamer, una sezione ritmica con le varie canzoni che abbiamo sentito. Giustamente Ferdi dice, esiste Surf Mountain. Che è un minigame. Sì. Fai un minigame. Questa era la caricatura di un gioco ritmico. O di un QTE. Caricatura ancora peggio delle gare di... Quali erano le gare? Quelle dove avevi la roba sotto che scorreva. BDSP. Sì, anche quelle erano un po' a caso. Che ti fanno pensare, vabbè, hai voluto fare il rhythm game, ma non o se no, bene. Come dicevamo prima, non farlo bene. Proprio. Cioè, se le devi fare così, non le fa. I ragazzi, si voleva fare il progetto iniziale con le prove delle palestre, non c'è stato tempo, fai solo le palestre. Dai quel quanto, ora in meno di gameplay in tutto il gioco? Quanto saranno durate le nostre prove? 5 minuti a prova? Tranne questa che durava 40 minuti, ma nel cuore dura 5 minuti. Quanto avresti tolto al gioco? Niente. Sarebbe davvero stato meglio mettere semplicemente un'anticamera allo stadio, metterci 4 allenatori dentro. Non metterci 2 discorsi in più sulla città. L'effort che hai messo, povero, nel fare i minigiochi, lo riversi nello scrivere una linea di dialogo. Fai 2 che mi raccontano la città, la capopalestra. No. Comunque, sì. Bene, ti accompagno all'arena. Ma... Regaz, le prove pre-palestre di Galar non erano così merdose. Erano dei piccoli minigame accennati, ma almeno erano accennati. Questi non esistono. Forse uno. Sunflora. Sunflora, bene o male, dovevi cercarli, Sunflora. Era semplicissimo, ma almeno era del tier di Galar. Anche i minigame di Galar sono basilari. È imparentata con Dianta, lei. Umbra. Ho capito. Fa lo stesso. Allora me ne occupo io. Lo slogan lo vorrei semplice. Naturalmente bella. Sta parlando con il management. Parla con Karim di Arcadia. All'ordine degli ombretti con i nuovi colori ci pensi tu, Gioia? Ok, Karim. Con 2 telefoni. Eh sì, con l'altro sta postando. Sta mettendo hashtag ADV. Che cosa cita il suo vestito? Pokémon che non conosciamo. Non mi dice nulla. Grazie mille come sempre. A più tardi allora. Ciao 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 ciao. Ma che piacere. Sono Tulipa, la capopalestra. Anche se di professione in realtà faccio la makeup artist. Dendra mi ha parlato benissimo di te. Dice che sei fantastiloso sotto ogni aspetto. Sai, Donia, sei proprio un allenatoruccio carino, sai? Quindi non è una modella, è una makeup artist, sono 2 cose diverse. Vabbè. L'esercizio da me concepito, con il suo format del tutto originale, ti ha reso ancora più radioso. Vai a fare in culo, stagista. E scommetto che sei contento. Stai esagerando adesso. Vedo che curi anche l'aspetto dei tuoi Pokémon. Un senso estetico divino. La cura di sé è importante. Lo è per noi esseri umani come per i Pokémon. Il trucco, il maquillage, è una magia in grado di trasformare chiunque. Con il mio tocco renderò i tuoi Pokémon ancora più incantevoli. Beh, avrà un Pokémon nuovo. Penso di sì, se no perché tutto questo dettaglio.
Intanto Farigira. Ah, ce li ha pure i piedi, non li avevo visti. Sì, sì. Il tuo visino è una base perfetta per i miei trucchi. Vediamo un po' che magie ci posso fare. 4 Pokémon. È un livello accettabile. E... Teramabustif. Minchia. Che brutta la Terabuio. Sì, proprio brutta. Sapete chi è il terzo leggendario? Mabustif. Ce l'ho sempre avuto con me. È tipo Cosmog. Gardevoir. E attenzione che Garde mi fa la folletto, eh. Ma non si muore. È una 160. E Spatra. Oddio, potrebbe citare Spatra e basta? No, no, per niente. Shadow Ball ci così sta. Così gli sta bene, sai? Minchia, sì. Delfino Fontana, ve lo faccio vedere. Cane. Nel mio cuore... Vi prego, fan artist, al solito, se volete contribuire a raccontare meglio questa storia, siete i benvenuti. Ma Mabustif entra nell'arena di Tulipa, ci piscia dentro, ci caca al centro e va via. E si rifiuta di elaborare ulteriormente. Vabbè, hai la pelle spessa come il cuoio, gioia mia, ma io ho il trattamento che fa per te. Florges, giusto. E quindi cosa cita? Niente. O un Pokémon che ancora non abbiamo visto. E tanto mi stavo preoccupando, raga. Che stupido che sono. Ho detto cazzo, devo switch outare. Contro Florges non ho speranze, perché è Fairy. Ma tanto teracristallizza Psychos, imbecille. Florges, tesoruccio, è ora di rimettersi a nuovo? Rinasci più sgargiante che mai. Capisco perché le abbiano dato il tipo psico, perché è un occhio truccatissimo il simbolo della Terastal. Ha le ciglia molto pronunciate. Ottima Terra Crystal per morire. Complimenti. Non mi avrebbe resistito. È solo folletto e un false friend. Ha rotto il cazzo. Ma lo sdrumi. Cioè, perché non dovrebbe essere delfino. Anche erba? Bella domanda. La tua forza è un incantesimo che non si può spezzare. Allora, raga, io non ve lo voglio di. Ma secondo me questa, vista la posizione e il livello, è più forte. È la palestra più forte. La tua forza è un incantesimo che non si può spezzare. Non solo ho perso, ma mi hai addirittura eguagliato in bellezza. Grazie, Vino. Per me le cose sono due. Vocalist, mamma mia. Devo ammetterlo, sei un divo, tesoro. Un vero schianto. E tu, Michele. Forse dovrei prenderti sotto la mia ala prima che il successo ti faccia volare altrove. Ma ora devo prima di tutto pensare a ridarmi un tono. Saidonia, congratulazioni, gioia. Ti sei guadagnato la mia medaglia, prova assoluta di fascino. Te la voglio consegnare così, con una posa studiata apposta per occasioni come questa. Palestra di Las Brasas conquistata.
Il cammino dei campioni. Ora hai 5 medaglie delle palestre. Ciò vuol dire che i Pokémon fino al livello 45 saranno più facili da catturare e seguiranno ogni tua indicazione. Pog. Se rafforzi gli addominali, potrai persino usare alla perfezione questa mossa, te l'assicuro. Psichico. Ma ho capito ora che Medicham è l'unione di loro due. Per questo ce l'hanno entrambe. Sono amiche. Lei rappresenta la parte psico e Dendra la parte lotta. E Medicham è il Pokémon che unisce le due, per questo parla degli addominali. Ci sono arrivato. Mi raccomando, non postare assolutamente la foto di noi due assieme sui social. Bisogna sentire più al management nel caso. Tra il sudore e la concitazione della lotta, il mio trucco è in uno stato pietoso. Scusa, ma ti devo salutare adesso. Ho una scaletta così piena che ho a malapena il tempo per darmi una sistemata veloce. Anche io, per un momento, ho avuto l'impressione che ci fosse la ship tra loro due, però non mi lancerei così in là. No, no, Dendra è col tipo, Franco. Con lo chef, raga. Non scherziamo. Che le fa le lezioni di cucina. Com'è che si chiama? Guaro. Da me Guaro. Dendra e Guaro. Stop. D'accordo. And they were roommates. Oh, di nuovo Gita. Congratulazioni per la tua vittoria. Capsi mi ha informata riguardo alla presenza di un allenatore singolare, che sono io. Che è andato alla Lega con 0 medaglie. E un casco. No, io no, non lo avevo al tempo. Il mio intuito mi ha suggerito che stesse parlando di te, e a quanto pare ci avevo visto giusto. Oh no! 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 Elabora. Ditemi che il compito di Nemi non è quello di accompagnarci alla Lega. Ehi Nemi! Ho visto un allenatore molto promettente. Io ho un sesto senso per quelli forti. Assicurati che faccia il giro delle palestre. E minchia, l'ha visto prima che pigliassimo lo starter? No, lo ha visto quando abbiamo già menato i tizi del Team Stars fuori. Era dentro la scuola. Madonna. Madonna. Ok, speriamo di no. Ho visto il tuo ultimo incontro. Possiedi un talento davvero straordinario. Se continui la tua scalata verso il rango campione con questo impeto, di qui a breve dovrò invitarti ufficialmente a entrare nella Lega Po. Sidonia ha deciso con quali Pokémon lottare! Ti ho anche visto lottare per la medaglia della palestra. Non smetti mai di migliorare, tu, eh? Campione Sanemi, è un piacere rivederti. Eh? Sidonia, che ci fai insieme alla Super Capa? È un pezzo grosso. Ma in che mondo vivi? Ti trovi di fronte alla super campionessa Lisma, ma non ce l'avevano già detto. Da me si chiama la Primera. La Primera, molto meglio. È un titolo che va ben oltre il già ambitissimo rango campione. Ebbene sì, ho l'onore di ricoprire tale ruolo, in aggiunta a quello di presidentessa della Lega Pokémon. Ok, quindi non sono legati per forza. Pensavo fosse troppo impegnata per trovare il tempo di visitare le palestre. Per me canon che lei è un essere umano nato nella voragine. Guarda com'è strana! È un po' strana, sì. È il terzo leggendario. È il terzo. Perfetto, Sidonia. Hai battuto il Super 4. È arrivato il momento di... Tutti si sono trasformati così. Abbiamo avuto Zim... Noi stessi, il preside, Nemi e adesso Gita. Anche Pepe, sì, è vero, tutti. Mi trovo qui per un'altra faccenda. Questa volta sono venuta a caccia di giovani promettenti. Oh no. Sidonia, come fai a essere già così famoso? Oddio, questa cosa però smentisce quello che ho detto. Anche Gible, bravi, sì, anche Gible. Beh, mi dispiace dirglielo, ma ho già messo io gli occhi su di lui.
Non lascerò che qualcuno me lo porti via, nemmeno la supercampionessa. Cattivo. No, vabbè, a parte se stronzate. Quindi ha bisogno di trovarsi tipo un pupillo? Sì. Quindi è per quello che ci stalkerà? Che ha bisogno di un... Allora, volendo cercare di trovare in Nemi una possibile profondità quantomeno simile a Penny e a Pepe, magari lei vuole allontanarsi dalla famiglia, che sembra estremamente agiata e magari anche estremamente rigida, mm-hmm. e vuole farlo attraverso l'insegnamento a qualcun altro. Allora aspetterò il mio turno. Ah, quasi mi dimenticavo della nostra promessa. Forza, Saidonia, dobbiamo lottare. Andiamo subito fuori, dai, facciamo in fretta. Un momento. Grazie, Giuseppe. Eh? Cosa c'è? Gradirei molto poter assistere anch'io al vostro incontro. Per me va benissimo. Anche per te, Saidonia, giusto? Quanto vorrei rispondere no, ma per quello c'è la Veteran. Nella Veteran solo risposte sbagliate. Vi ringrazio, non vedo l'ora di assistere alla vostra sfida. Sì, vabbè, hai ragione. Cioè, probabilmente andiamo. Se gli rispondi no, ti dice una cosa del tipo: ma dai, che ma dici? Non puoi dire di no alla super campionessa. Esatto. E dice esattamente così. Probabile. Ci sta. Ok, Saidonia, te lo spiego di nuovo. Girando per le varie palestre e ottenendo le medaglie, potrai arrivare al vertice della carriera di ogni allenatore. Sì, alla Lega Pokémon per la precisione. Si trova a nord-ovest di Mesapoli. Lì vengono incoronati gli allenatori di rango campione e il titolo riservato ai più forti. Se riuscirai a ottenere 8 medaglie e a superare tutti gli esami, affronterai l'esaminatrice più forte che ci sia e se vincerai, diventerai campione. Cerca di prepararti mentalmente per quel momento. E ora sfidiamoci per puntare proprio a quell'ambitissimo palco. Un attimo di pazienza. I Pokémon di Saidonia sembrano ancora un po' provati. Oh, chiedo scusa, ero così di fretta che non ci avevo pensato. Ce li ha curati col pensiero, un'aliena. Ma ora, grazie alla supercampionessa, siamo pronti per iniziare. Concentrati, Saidonia. E che sia un'altra lotta fruttuosa. Come si girano male. Buah. Sì, comunque provatissimi un cazzo, li ho shottati. Ok. Non lasciarti intimidire dalla super capa. Rilassati e lotta come sai fare tu. Okay. Ma come il 36? Oh no! Oh no, perché è scrittata. Indipendentemente dalla palestra che fai, alla quinta medaglia lei ti sfida. Mamma mia, che disastro. È tutto rotto il progress. Madonna, ti riswipo. Il nostro gameplay oggi è nato e morto con il leggendario. Esplorazione, ricerca dei paletti. Infatti c'è anche stato quel momento di frustrazione, no? Cazzo, cazzo, dai, troviamolo, mannaggia, il Pokémon selvatico, minchia, si è messo in mezzo ai coglioni. C'è quell'attimo proprio di tentativo di distruzione dell'obiettivo, dell'ostacolo che viene messo in mezzo nel videogioco. E poi la lotta, il climax. Un po' altino la di gioco, si abbassa.
È abbassato. Alla fine è diventato il mio Pokémon preferito. Ha senso. Pomo. Quando mette l'evo di Fuecoco non shottarlo così vedi la sua signature. Ha senso. Lo lecchiamo. Anzi facciamo un Ghieguzze così non rischiamo niente. Un crit, robe. È lui. Skeledirge. A meno che non sia un altro Pokémon nuovo. Ah, hai visto Super K? Mi sta mettendo alle strette. Chiaramente il più brutto dei tre. Un Pokémon che progressivamente perde il suo concept perché è metallico. Scazzo è? Acciaio, ma Lick diceva spettro. È tipo un coccodrillo metallico. Perché una palla in testa? Perché è il pulcino. Anche se più che un pulcino è una palla di fuoco. Lo inquadri per cortesia? Sì, è tipo una pallina di fuoco con gli occhi. Vediamo. Facciamo un Ghieguzze. È il momento della terra cristallizzazione. Farò vedere alla Super K quanto valgo. Per me è il più brutto dei tre. Quaquaval e... Neoscarada sono molto belli. Questo no. Le mie opinioni sugli starter sono l'opposto della community. Godo. Meglio. È arrivato il momento di fare sul serio. Vediamo come te la cavi contro il mio asso nella manica. Ecco la peculiare. Canzone ardente. Ok, canta nella sferetta e la fa diventare una fenice. Diciamo che quantomeno con la peculiare si racconta un po' di più il Pokémon. Ma è comunque più brutto, secondo me. Non è osceno. È il più brutto dei tre. Cioè, non penso che sia un Pokémon di merda. Penso che rispetto a Quaquaval e a Meowscarada sia molto indietro. Sembra Yashimishima questa roba qui. Ma un vecchio con i capelli solamente ai lati. Non mi ha convinto. Lo ha mandato a più un attacco speciale? Ok, quindi lui c'ha la mossa che lo manda a più un attacco speciale. Stavo guardando solo lui, non ho cagato l'effetto secondario. Qua va al più uno in velocità e tu critti. Beh, buona però, eh. 80 base power più un attacco speciale. È un'ottima mossa, a livello competitivo si potrebbe far valere. Esatto, essere il più brutto dei tre non significa essere brutto, concordo Traxos, assolutamente. No. Non penso che sia un brutto Pokémon, penso che sia il più brutto degli starter e peraltro il concept di Fuecoco non ce lo vedo proprio. Cioè non ho capito. È un cantante questo. Sembra metallico, non so se a voi dà la stessa impressione, sembra robotico. La salamandra di Pargel, sì, può darsi, perché c'ha anche i motivetti di tutti i colori addosso. Una tale dimostrazione di forza pur lottando contro una campionessa. Sono ossa, non metallo. Ok, allora forse renderà meglio nell'artwork. Qui sembra metallico. Sulla schiena intendo, non in faccia. Sulla schiena c'è tipo sti quadrati. Bisogna vedere l'artwork 2D, certamente.
Non so. Una tale dimostrazione di forza, pur lottando contro una campionessa. Splendida lotta. È stato un piacere assistere a un incontro di tale livello. Sono rimasta senza parole. Non mi stupisce che persino la supercampionessa abbia riconosciuto il tuo potenziale. Non posso permettermi di battere la fiacca. Lo pensavo dal momento in cui ti ho incontrato, ma ora ne sono certa. Sei idonea. Tu raggiungerai il rango campione, non ci sono dubbi. Le prossime palestre saranno una passeggiata per te, ne sono convinto, ne. Madonna. Stagista qui che... Lo penso anch'io, minchia. E allora fatemi andare alla Lega. E vorrei fare un investimento a lungo termine su di te. Accetta questa MT. Oh, finalmente Terrascoppio. Se il Pokémon è Terra cristallizzato, attacca con l'energia del suo Terra tipo. Infligge danni in base all'attacco o all'attacco speciale, scegliendo il più alto fra i due. Se utilizzi questa mossa, grazie Tiano, quando il tuo Pokémon è Terra cristallizzato, si adatterà al suo Terra tipo. Grazie Doc. Io e te un giorno ci affronteremo nella lotta più grandiosa che si sia mai vista, capito Saidonia? Per cui mi impegnerò ancora, ancora e ancora di più. Quelle parole non rivelano solo amicizia, supporto e speranza. No, senza ombra di dubbio, Nemi crede fermamente che avrai successo. E in ogni caso permettimi di riaccompagnarti fino alla palestra dove ci siamo incontrati. 80 di base power, lo abbiamo visto in anteprima questo. C'erano alcuni Pokémon nella nostra squadra che avevano Terrascoppio, si chiama in italiano, sì, Terrablast in inglese, e a 80 lo so già questo. Ora puoi frequentare il resto delle lezioni. Quindi abbiamo tutte quante le lezioni fino all'esame finale sbloccato in teoria. Sì, però non ne avevamo altre prima. A meno che non ci siano degli altri esami prima dell'esame finale. Very good. Andiamo a scuola? Direi proprio di sì. Allora, vediamo se abbiamo le Ultra Ball. Quanto ancora andate avanti? Una mezz'oretta? Giusto? Una mezz'oretta, una ventina di minuti. Non di più. Perché così ci riposiamo, ci riprendiamo un attimo. Ma prima andiamo a vedere se vendono ste cazzo di Ultra Palle. Ah, giusto. Quant'è 45 ora? Ora è 45, possiamo usare i paradossi. Possiamo usare i paradossi. Corretto. Allora. Ma io non posso ancora usare Dragon. Eh no. Quella è la fine. Ok, compra. Oh, le ultrapalle, Dio Madonna. Sessantello, settantello, ottantello, novantello, centello. Tanto ci serviranno per molte cose. Facciamo settantello. Non peso 40. Ci sta anche 40. Vendo, vediamo cosa ho di tesori. Un bel po' di roba. Una trittip, anzi due trittip. Due pepit. Due perle. Una grande perla. Sette ossi rari. Una piuma bella. Buonanotte Ferdi. Bella lì. E si è fatto anche il vendo. Regà, in teoria non ci manca null'altro che andare a lezione. E termineremo con le lezioni, perché secondo me in 40 minuti le facciamo. L'altra volta abbiamo fatto lezioni e esami in 40 minuti. Cominciato alle 10, 10 e 40 sera finito. Dipende tanto dallo speculo e da quante lezioni sono. Strano però che praticamente tu passi da lezione 1 a lezione 2 a lezione 3 a tutto il resto. Non è che ce n'è solo un'altra? No. Andiamo prima a vedere i social link. Aula di biologia. Ce l'hai sbloccata te?
Forse no, di poco. Sì, io mi aspetto 6 lezioni. Ok, ok, ti aspetto. No, vabbè, vabbè. Ma va, ma va. Salvello, che non si sa mai. Mancano 7. Piano piano. Prossimo percorso. Buonasera, Saidonia. Quale lezione vuoi seguire? Per ora abbiamo le 4. Di tutto. Ricominciamo col giro, ma economia domestica non si merita più di essere primo. Perché Guaro è un figo. Lingue. E poi biologia. Per me Guaro ha superato Zim. Allora, no, poi c'è matematica. Allora, lingue con il professor Salvis, giusto? Sì. Grazie, Nambao. Però prima, la pipì. E... vai intanto. Ok. Cioè, non penso che mi perderò molto. E ora? Signori, vi insegno la lingua dell'area zero. Allora, voglio complimentarmi per i risultati dell'esame di metà anno. Siete stati tutti bravissimi. Da oggi inizia la seconda parte del corso. Allora, are you ready? E di qua... niente di particolare. Sì, va bene. Ottima risposta, siete davvero studenti in modello. Durante la prima parte del corso abbiamo visto parole ed espressioni in varie lingue straniere. La seconda parte sarà un po' diversa, ci concentreremo sull'ascolto. Ok. Forza Pikachu, oh no, è sui versi. Cioè, il l'assistente Pikachu adesso. Arrivano le mani pisciate. Ovviamente, ragazzi. Inevitabile, impossibile non pisciarsi le mani. Che mi sono perso? Stavolta andiamo con l'ascolto. Ok. E... ora c'è il professore Pikachu. Oddio, il professor Pikachu, sì. Sì. Ok. E invece, raga, dovete scommettere. Ho fatto veloce. Mi sono lavato le mani al piscio. Terzo leggendario è il piscio. Così, così. Ma perché tu pisci e poi l'ultima mandata di piscio la usi per... e ci sei. Sono quelle gioie che non potrò mai conoscere. Sì, non potendoti pisciare in mano. No, in realtà puoi, è solo un pochino più complicata la figura. Quello a cui avete appena assistito, ma che ne so io, leggi te, non ho detto niente. È un esempio di comunicazione con i Pokémon. Ok. Ebbene sì, anche i Pokémon hanno un linguaggio tutto loro. Ma non era morbida questa un tempo? Non è possibile. Non lo so. Per noi esseri umani non è di immediata comprensione, ma non significa che non possa esprimere tutta una gamma di significati diversi. Grazie al loro linguaggio i Pokémon si possono scambiare varie informazioni. Ad esempio, possono segnalare l'ubicazione del cibo o la comparsa di un nemico. È per questo che anche Pokémon della stessa specie modulano la voce in modo diverso, dai, a seconda delle world circostanze. Building. Nella lezione di oggi inizieremo a studiare i misteri del linguaggio dei Pokémon. Ok. Please, Pikachu, a te la parola. Pika. Secondo voi che sentimento ha espresso Pikachu con questo verso? Gioia, secondo me. Possiamo risentirlo di nuovo? Please, Pikachu, a te la parola. Per me gioia. Chiaramente gioia. Beh, dai, è contento. No, risposta sbagliata. Peccato, Saidonia, risposta sbagliata. Il linguaggio dei Pokémon non è facile. Quando Pikachu fa così... mio Dio, ok? Esprime proprio un sentimento di rabbia. È il verso che fa quando è adirato.
Ovviamente adesso Pikachu non è davvero arrabbiata, ha fatto solo finta di esserlo. Facciamo un grande applauso alla maestria recitativa del nostro amico Pikachu. Cazzato nero, andatene a fanculo, pezzi di merda! Oggi abbiamo visto come i Pokémon abbiano a disposizione un linguaggio ricco di espressività. E come il loro verso cambia a seconda dell'umore o del sentimento che vogliono comunicare. Sì, ma come facciamo all'esame a capire che cazzo pensa Pikachu? Dopo queste lezioni, provate a fare attenzione quando li ascoltate. Vi aiuterà a capire meglio. Ad ogni modo, i Pokémon restano comunque creature incredibilmente misteriose. Alcuni di loro non hanno un linguaggio verbale, ma comunicano con ultrasuoni, con onde magnetiche o addirittura con telepatia. Ma adesso è il momento della dritta del giorno. Spunzicchiate troppo il vostro Pokémon mentre gli fate poche bagnette durante un picnic, potrebbe arrabbiarsi come ha fatto Pikachu. Ok, quindi è coded nel gioco la rabbia del Pokémon. Per oggi è tutto, adios, bye bye, see you next time. Come cazzo lo fanno l'esame? Ho paura di questo esame. C'è lingue 5. Finiamo lingue. In teoria c'è 5-6 e abbiamo fatto. Dobbiamo sperare che lingue abbia più numeri possibili, perché così anche storia li ha. Esatto, è tipo listening, secondo me. Sì, sì, sì. Solo che non mi ricordo già come faceva l'altro verso. Miei carissimi studenti, vedo che siete di splendido umori. Siete pronti per un'altra lezione di lingue con il vostro professore preferito? Are you ready? Non sei il mio professore preferito. Bravi, è così che vi voglio. Mi fate sentire fiero di essere il vostro insegnante. Today riprendiamo il tema della volta scorsa, continuando a concentrarci sull'ascolto. Come on! Oh no, è davvero sì l'esame. Come on, Pikachu, forza, Pika Pika! Ok, questo era diverso. Quello di prima era il verso quando appare nell'erba alta. Quindi aveva senso rabbia. Questo qui era più... Come abbiamo visto nella lezione precedente, i Pokémon di una stessa specie modulano la voce a seconda delle circostanze. Today approfondiremo ancora di più lo studio del linguaggio dei Pokémon. Please, Pikachu, a te la parola. No, è uguale a quella di prima ora. Sentite il tono dimesso? No. La voce è così fievole. Rifallo, ti prego. Ma è uguale a quell'altro. Ragazzi, ascoltatelo. Mi è sembrato diverso all'inizio, ma è uguale al primo. Per me dobbiamo leggere le scritte a sto punto. Sì, sì, sì. Allora, questo è triste. Aveva le punti esclamativi. Quello arrabbiato dice pig. Ok. E quello triste dice pig. È l'unica. Questo qui c'ha i punti di sospensione. A parte che non è suoni, quindi... Tristezza. Bingo, risposta very very esatta. Niente male, Sidonia. Quando Pikachu fa così, mi sembra identico al primo. Esprime un sentimento di tristezza. È il verso che fa quando vorrebbe piangere. Ovviamente Pikachu non è davvero triste, ha solo fatto finta di esserlo, ci dissociamo. Facciamo un grande applauso alla maestria recitativa del nostro amico Pikachu. Carino. Qui era molto carino. E adesso è il momento della dritta del giorno. Se uno dei vostri Pokémon emette un verso triste come quello che abbiamo appena sentito, siate gentili e stategli vicino. Il che è anche una cosa ovvia, so che lo fareste anche senza che ve lo dica io. E certo, lo stesso vale anche per gli esseri umani, compagni di classe inclusi. Io sentivo sempre i versi e facevo i miei compagni. Nei momenti tristi sostenetevi a vicenda. Così potrò vedervi sempre con il sorriso stampato in faccia. Next lesson sarà anche l'ultima. Promettetemi che avrò la vostra attenzione fino al gran finale. Per oggi è tutto, adios. Allora, era cominciata benissimo. Benissimo.
questa seconda ondata di lezioni di lingue, perché aveva cominciato a parlare dei versi dei Pokémon, di come si rapportano tra di loro nella natura, ci stava raccontando qualcosa che non è stato affrontato dai giochi mainline. Non poi c'è. L'ha buttata in vacca, come non c'è. Ah, e allora puoi è farne, come l'inizio. Puoi farne solo due e poi l'esame. Sì. È come l'inizio. No, però ci sta ci allora. Sta. Semplicemente hai detto il resto delle lezioni perché non ci sono materie escluse. Ma infatti sono sempre due. 1-2, 3 esame. Sì, sì. 4-5, 6 esame. Quindi per quando sarà l'esame ci saremo dimenticati come distinguere tra Pikachu puntini arrabbiato. Puntini sospensivi, Pikachu triste, punto Piga esclamativo. Arrabbiato, Pika triste. Ok. Io non ho guardato la punteggiatura. Allora, che facciamo? Biologia, abbiamo detto, no, matematica. Matematica. Matematica, biologia. Matematica, biologia. Economia domestica. Economia domestica, arte. Arte, vabbè, lotta, storia. Aspetta, lotta pure, non è che sia un granché. È vero, lotta non è... Cioè, educazione vabbè, e storia. A me arte piace di più. E allora va bene, ci sto. Matematica, biologia, economia domestica, lotta, arte, storia. Vabbè. Se l'è meritato Oranzio questo upgrade, sono d'accordo. Allora, matematica con la professoressa Thaima, giusto? Sì. E pini. Bisogna di confermare le azioni una mille volta volte. Di troppo. Allora, raga, matematica le ultime volte è stata tosta. Perché parlava di crit, domande a trabocchetto. Quindi pensate che ci sono altre 3 lezioni. Attenzione. Dai, io. Bentrovati, ragazzi. Complimenti per aver superato l'esame di metà anno. Che abbiate preso il massimo dei voti o che ve la siate cavata per il rotto della cuffia, sono sicura che avete tutti dato il massimo. Siete passati tutti, dal primo all'ultimo. Da professoressa non potrei chiedere di meglio. Una classe intera a cui piace la matematica. I risultati dell'esame parlano chiaro. Spero che continuerete così anche nella seconda metà dell'anno. Vedrete, le vostre conoscenze in materia aumenteranno e di molto. Cazzo, l'hanno allungato in italiano. Aggiungo, sto gioco aveva bisogno di un doppiaggio. Cioè, c'è veramente... tanto. Lo sanno talmente tanto che un trailer l'hanno fatto doppiare. Sì, più di uno hanno doppiato, anche Yono. E a proposito di aumentare molto, oggi parleremo dell'aumento di statistiche. Ok, sapete già che durante la lotta le statistiche di un Pokémon possono aumentare o diminuire. Bravi però che insegnano queste cose. Questa è una figata. Per esempio, se un Pokémon usa Cuor di Leone, il suo attacco speciale aumentano di un grado. E quando l'attacco e l'attacco speciale sono di un grado più alti, i danni aumentano del 50%. Se poi quel Pokémon usa di nuovo Cuor di Leone, c'è un per due, quindi queste due statistiche salgono di un altro grado, facendo aumentare i danni inflitti al 100%. In pratica i danni raddoppiano. La mossa Danza Spada invece fa aumentare l'attacco di 2 gradi. Ciò vuol dire che basta usarla una sola volta per raddoppiare i danni. Vediamo se siete stati attenti. Se un Pokémon usa Danza Spada 2 volte, facendo aumentare l'attacco di 4 gradi, cosa succede ai danni? Allora, il danno raddoppia ogni 2 stadi di aumento. Corretto. Triplica. Bravissima. Perché qui il trabocchetto che è 4 per, ma 4 per è più 6. No, triplica. Perché gli stadi sono... per 1.5, 2 per 2.5, 3 per 3.5, 4. E questo vale per tutto tranne le stat non scritte. Per esempio, il crit. Il crit, se non sbaglio, aumenta di 1.33. Il crit aumenta di 1.33, l'evasiness aumenta di 1.33, quindi il 33% anziché del 50% con uno stadio. E cos'altro c'è? Illusione e la precisione, corretto, che è un'altra statistica non scritta. Il crit tagli stadi 12,5 poi 50 e 100, ok, quindi il crit, mi sbagliavo, non è così, è la precisione e le vesines probabilmente. Ok, triplicano, bravissimo. Questo non era facile. A ogni grado corrisponde un aumento del 50%.
Se poniamo un aumento di 4 gradi, il calcolo da fare è 4 per 50, ovvero 200. Considerando che la quantità di danni originale corrisponde al 100%, aggiungendo il 200%, otteniamo il 300%. In altre parole, i danni causati dalla mossa triplicano. A questo calcolo vanno poi aggiunte le modifiche relative al rapporto tra i tipi e eventualità di un brutto colpo, corretto. Insomma, anche l'aumento del più piccolo, della più piccola variabile può fare la differenza. A proposito, quando si dice che le statistiche aumentano, significa che salgono di un grado. Mentre aumentano, se aumentano di molto, due. E poi c'è moltissimo, giusto? Che in inglese è? Drastically. Poi ci sono strumenti come attacco X e attacco speciale X che possono essere usati solo durante la lotta e aumentano le statistiche di molto. Prima non lo facevano, questa piccola lezione di storia di Saidonia. Nelle vecchie generazioni, penso fino alla quinta, gli strumenti X aumentavano di un solo stadio. Ora di due. Oggi abbiamo imparato quanto potrebbero risultare utili. Questa gran lezione. Oh, la campanella, di già? Peccato. Allora la lezione finisce qui. La lezione di oggi non era facilissima. Ripassate per bene se volete che la vostra probabilità di superare l'esame finale aumenti di molto. Alla prossima! Infatti erano inutili, sì. Magari portassero a più 6, no? Povera matematica, l'abbiamo bistrattata. Era una bella lezione questa. Mi pento di averla messa a bottom tier. Vabbè, vecchi traumi. Esatto. Probabilmente solo per quello. Sono veramente curioso di andare avanti col suo social link. Voglio vedere chi è che la sta guardando. Che la osserva. Bentrovati ragazzi. Pronti per un'altra entusiasmante lezione? La volta scorsa la vostra conoscenza è aumentata di molto. Avete ripassato come si deve? Non era una lezione facile con tutte quelle percentuali e moltiplicazioni. Anche oggi tratteremo le percentuali, perché questa lezione è sul calcolo delle probabilità. Az. Ma quindi poi l'esame su che cos'è? No, c'è ancora una lezione. Appunto. Non lasciatevi intimorire da questa parola. In realtà è un concetto che già conoscete. Pensate alle mosse di un Pokémon. Spesso vanno a segno, ma altre volte no. La cosiddetta precisione di una mossa è basata sulla probabilità. Prendiamo ad esempio la mossa azione. Questa mossa ha una precisione di 100. Lezione di storia di Saidonia. Non sempre. Davvero? Una volta era 90. Azione? Già. Cioè, fin dalla prima mossa ti davano in mano le... Sì, una volta era 90. Ovvero del 100%. Cosa significa? Che se usata 100 volte andrà a segno tutte e 100 le volte. Un altro esempio, ipnosi, che era 70 e adesso è 60. Questa mossa può far addormentare l'avversario. È una precisione di 60, quindi del 60%. Questo significa che andrà a segno 60 volte su 100. In altri termini, fallirà 40 volte su 100. Generalmente, le mosse più potenti sono anche quelle con una precisione minore. Quindi, quando decidete se andare sul sicuro usando una mossa che va sempre a segno, oppure se rischiare usandone una meno precisa ma più potente, state basando la vostra scelta sulla probabilità. Sulla probabilità, Nils Dunlop ha eliminato con pietrataglio Arashon Mati dalla top 8 del mondiale 2018. Questo per darvi anche un po' di lezione nella lezione. Noi ci siamo presi, lo dico perché credo che molti di voi non seguissero Pokémon al tempo. La community in 4 anni è cresciuta tantissimo. Nel mondiale 2018 siamo stati eliminati in top 8 da uno svedese che ci ha lanciato sul Volcarona di Arashon Mati una pietrataglio che può missare al 20%. Purtroppo è andata così. In inglese comunque era meno impreciso. Cioè? Quando te dici che ha il 60% di accuracy, non, sì, non vuol dire che se la fai 100 volte 60 hit. Chiaramente, no, perché ogni volta rolli. Ogni singola hit ha un 60% di probabilità di riuscire e un 40% di fallire. Anche io mentre l'ho letto ci ho pensato. In inglese non era formulata male come formulata in italiano. Esatto. Però vabbè. Ogni singolo tiro ha quella probabilità, cioè, di fallire. Tu su 100 tiri puoi anche farli tutti e 100 giusti se c'hai culo. Anche a 60% di accuracy. Eh già.
purtroppo. Non sto piangendo, mi è solo entrato un bozzolo di cazzotti nell'occhio. Minchia, il bozzolo di cazzotti. Il bozzolo di cazzotti era la Z di Volcarone. Comunque, state basando la vostra scelta sulla probabilità. È più facile studiare così, non è vero? Voglio farvi un altro esempio concreto. Vediamo. Surf e idropompa potrebbero andare. Surf 100, idropompa 90 dovrebbe essere. Surf ha una precisione di 100, quindi garantisce sempre un danno di 90, che è la sua potenza. Idropompa ha 80? Mi pareva 90. Quindi tu hai 80. L'idropompa invece ha una precisione di 80, ma se va a segno provoca un danno di ben 110. Ditemi, tra surf e idropompa, quale mossa scegliereste? Dipende. Dipende, vi do una breve spiegazione per, come dire, novizi, dalla win condition. Dipende dalla win condition perché ci sono delle situazioni nelle quali per vincere hai bisogno del 110 base power, altrimenti hai perso. Ci sono dei casi nei quali non puoi prevedere se surf è sufficiente per via del roll, ovvero una divergenza del 15% tra il danno minimo e il danno massimo, e quindi devi sparare idropompa per non giocarti il roll. Quindi, in sostanza, dipende dall'obiettivo che devi raggiungere. Se basta surf, surf. Se non basta prendersi la kill o a prendere il chip che ti dà la vittoria, idropompa. Spesso e volentieri, nelle stagioni competitive, per chi comincerà a seguire il competitive quest'anno, lo vedrete per la prima volta a febbraio, anzi a dicembre, perché faremo il nostro torneone con i top player europei, vedrete che i giocatori competitivi a volte chiudono la partita con mosse più deboli rispetto a quelle più potenti che hanno, perché sono più precise e sanno che quella mossa è sufficiente a chiudere l'incontro. Magari una mossa addirittura poco efficace nei confronti del target, ma sufficiente a prendere 20 PS di danno, anziché usare un idropompa che è molto più forte, magari super efficace, ma potrebbe missare. Quindi è importante questa cosa. È una legge che si deve applicare praticamente sempre. Dipende, direi che è la scelta giusta. Ti piace tenere aperte tutte le possibilità, eh? La verità è che non c'è una risposta giusta. Ognuno è libero di usare la mossa che preferisce. Le mosse possono avere più o meno PP, colpire una volta sola o più volte. Ma non ce ne sono di giuste o sbagliate. La diatriba su quale sia meglio tra surf e idropompa è vecchia quanto i Pokémon. E a dire il vero, mi piace molto questa lezione perché ci permette di parlare, ecco la pietra taglio, di storia del competitive. Nel team building ci sono giocatori che si differenziano proprio in base alle pick delle mosse. Alcuni giocatori non vogliono giocarsi il cosiddetto coin flip e quindi non mettono set se possono con mosse che missano. Altri invece se ne fottono e le mettono, però quando buildano su un Pokémon che ha mosse che possono fallire, si prendono il rischio di pigliarlo in culo, nel senso si prendono il rischio di perdere in finale perché missano. Hello Azza! Hello! Siamo a fare le lezioni super avanzate. Ciao Roby! Hello! Le avete fatte le lezioni voi? Ma vai, io non ne ho fatte poche. Dovete io ho parlato tutte. Con l'infermiera, ha detto che anche lei è una presenza omoerotica all'interno di questo gioco. Avete visto quante presenze omoerotiche ci sono? Ce ne sono veramente tante. Pieno di lesbian. Pieno di lesbian. No, allora ce n'è. Davvero pieno di lesbian. Beh sì, se giochi da donna sì. Se giochi da donna sono tutte strane. Se giochi da uomo sono eterosexual. C'è. Un rapporto sul quale siamo in dubbio, che abbiamo trovato oggi, ma non vi diciamo nulla perché non so se avete giocato. Un rapporto tra le due NPC. Secondo me sì. Nami e la campionessa? No, no. Entrambe mi vogliono trombare? Sì, no. La risposta è sì. La risposta è sì. Assolutamente sì. L'altra volta sei entrata con questo topic. Ma so se fanno Pokémon sti qua, non sanno con chi avere a che fare. È così. Era sì, era su Gammamon, come si chiama Minomon. No, quelli erano i Coromon, no, ragazzi, Roberta si ricorda i Coromon come i Minomon. Come i Minomon. È tutto giusto, è tutto giusto. I Minomon. Va bene così. Questo sta agitando un po' troppo. No, questo sta parlando di una roba incredibile. Che gli piace il tipo roccia, avrebbe brutto per proprio in vita. No, lei sta parlando della probabilità. Quindi,
A me però piace il tipo roccia. Sì, sì, finite. Sì, sì, ma guarda, abbiamo quasi finito. Ciao, raga. Perché eravamo i pirati stasera? Delinquere! Ciao, chat, buonasera. Ci sta. Ciao. Baci. A me piace il tipo roccia. No. Niente centinaia di euro rotti, oh no. A me però piace il tipo roccia, quindi preferirei piuttosto un paragone fra Frana e Pietrataglio, che mi stanno entrambe. Frana 95, Pietrataglio 80. Ah, ok, niente, non ce lo dice. Dovrebbe essere 95 Frana e 80 Pietrataglio, però 95 Frana multitarget. 95, vero? No, Frana 90, ok. Non mi ricordo mai se è 95 o 90 Frana. Ci sta. Visto che fa flinciare. 90, ok. Non è mai stata 95. È un mio false friend. Comunque sì, secondo me questa è meno a senso, cioè è meno aperta rispetto a Idropompa Surf. Tra Frana e Pietrataglio, per me ci sono diversi motivi per i quali Frana è meglio, punto. Perché è area e perché fa flinciare. La prossima sarà l'ultima lezione del corso. Sì, venite. Non so che cazzo ha detto, però 100%. Vabbè, sì, assicuratevi di esserci. Ecco, di essere al 100%. No, di esserci al 100%. Biologia? Abbiamo detto di sì, e poi lotta. No, aspetta. Biologia, sì. Biologia è. Economia domestica, lotta. Sì. Arte. Corretto. Storia. Allora, biologia con il professor Zim, giusto? Sì. E hai ragione, Alcor. Probabilmente qui dipende se parli di doubles o singles, però per me doubles è sempre quello da tenere in considerazione. Well, hello, lotta minor biologia? No, non sono d'accordo. Vediamo. Salve ragazzi, siete pronti a imparare tante cose nuove? Siete andati tutti benissimo nell'esame di metà anno. Grazie per aver risposto anche al mio piccolo sondaggio. Le vostre risposte mi saranno utili. Dunque, da oggi entriamo nella seconda metà del nostro corso. Facciamo evolvere le nostre conoscenze come facciamo con i nostri Pokémon. Già, l'evoluzione. L'evoluzione. Oh. Oggi parlerò dell'evoluzione dei Pokémon. Man mano che i vostri Pokémon salgono di livello lottando, imparano nuove mosse e diventano più forti, perdonatemi. E una volta che raggiungono un certo livello, cambiano aspetto e le loro statistiche subiscono un'impennata. Questo fenomeno è l'evoluzione dei Pokémon. Evolvendosi, i Pokémon diventano molto forti e questo fa di loro degli alleati formidabili nelle lotte. Però c'è anche chi preferirebbe che il proprio Pokémon conservasse le sembianze che gli sono più care invece di evolversi come Dragonair. In quel caso, quando comincia a evolversi, basta restare calmi e pronunciare la formula magica che è BUH! Proviamo a dirla tutti insieme. Annulla l'evoluzione con il pulsante B. Guardate C. Che non c'è. B come ben detto, risposta esatta. E invece in inglese B come best answer. Ebbene, la formula magica è annulla l'evoluzione con il pulsante B. Se lo si preme quando l'evoluzione è appena iniziata, è possibile bloccare il cambiamento di aspetto del Pokémon. Potete anche, infatti immaginavo lo dicesse, impedirgli di evolversi dandogli la pietra stante. A proposito, i requisiti per l'evoluzione variano da Pokémon a Pokémon. Dacci qualche info sulle nuove Evo, fai il bravo e facci vedere che se non ci arrivi per trial and error il gioco ti dà dei suggerimenti. Alcuni possono evolversi con uno strumento, come la pietra focaia o la pietra tuono, altri devono imparare una specifica mossa o sconfiggere un certo Pokémon. Bisharp deve sconfiggere Tinkataff per evolversi. 100%. Defeat a specific Pokémon in metto, battle to evolve. Metto la emoticon. Per me allora è il contrario. È Bisharp che deve ammazzare Tinkataff per difendere il branco e evolversi. Bravo. Bravi. Bene. Fino adesso che altro tipo di... se no il pesce metallo sui Wiglet...
ammesso che evolva in quel coso grossissimo. Ammesso che evolva, secondo me no, perché mi sembra veramente improbabile. E che altre relazioni abbiamo visto? Non mi vabbè, facciamo prima vedere quali Pokémon dobbiamo evolvere. Esatto, sì. Ok. Ad esempio, il modo in cui Primeape si evolve in Anilape è molto particolare. Allora non le avete fatte le lezioni, bastardi. Tutti a dire che Primeape si evolve in un modo misterioso e non si capiva. C'è una certa mossa che... Ops, scusate. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Per oggi dobbiamo fermarci qui. Grazie per l'attenzione. Però ha detto sconfiggendo uno specifico Pokémon in battaglia, quindi non era Primeape. No, no, ma questo era qualcuno che ci manca. È un'altra cosa ancora. Sarebbe carino se Zim continuasse a parlare di Evo anche nella prossima lezione, ma non lo farà. Con quante ce ne sono? Zim ha liccato. Salve ragazzi, siete pronti a imparare tante cose nuove? A proposito, vi ricordate quel piccolo sondaggio che vi ho fatto fare durante l'esame di metà anno? Non so come, ma il preside Clavel l'ha scoperto e mi sono beccato una bella lavata di capo. No! Forse si è accorto dalla mia espressione che stavo nascondendo qualcosa, leggendo il pensiero, il cattivo. Che la paura di essere scoperto mi abbia fatto impallidire? A proposito di colorito e colori shiny, oggi vi parlerò della colorazione dei Pokémon. Alcuni Pokémon presentano una colorazione o un motivo leggermente diverso a seconda. No, è maschi femmine allora. Ah, sì. Del sesso dell'esemplare. Non cambia sugli shiny. Però in alcuni rari casi capita che nascano degli esemplari con una questi pigmentazione molto differente da quella degli altri individui della stessa specie. Questi esemplari vengono chiamati Pokémon cromatici. Incontrarne uno è molto raro. C'è qualcuno che sa dirmi qual è la probabilità di incontrare un Pokémon cromatico? È un fatto mio. È una su 4900 qualcosa, non è una su 4000 precisa, 4090 a meno che... mi pare. È 4090, brava, non 4900, sì. 9 c'era. 4092. Wow, risposta esatta, hai le potenzialità per diventare un 4096. Professore. 4096. Ecco, un professore Pokémon. Le probabilità di incontrare un Pokémon cromatico sono di una su 4000. Non è incredibile? E lo stesso vale sia per gli esemplari selvatici, sia per quelli nati da un uovo. Tuttavia, le uova di Pokémon cresciute in luoghi in cui si parlano lingue diverse fanno eccezione. In questo caso, le probabilità che nasca un Pokémon cromatico è più alta del normale. Però non se ne è ancora capita la ragione. È gameplay. Inoltre, gira voce che esista un amuleto che basta portare con sé perché aumenti la probabilità di incontrare Pokémon cromatici. Il cromamuleto, solitamente per le persone che seguono Pokémon da noi per la prima volta, si ottiene completando il Pokédex. E più... c'è anche un potere del picnic, sì. Un potere cibo che ti aiuta con gli shiny. Tranne se sei Sabago, avete ragione. Non esiste alcuna prova scientifica al riguardo, ma se fosse vero sarebbe meraviglioso, no? Ma è abbastanza basic questo. Oh, è suonata la campanella. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Sì, questo era abbastanza basic e poco soddisfacente. Piccolo momento di storia by Sidonia. Con Oro e Argento vennero introdotti gli shiny e per tanto tanto tempo una delle leggende metropolitane non sfatate, perché all'epoca internet non era così diffuso, era: se fai le uova a un ditto shiny possono uscire shiny. No. Non è una stica? Direi... dai sì. E poi lotta. Era un bug. Cosa? Era possibile sfruttare un bug con ditto, ma non era coded. C'è addone. Esattamente. In seconda gen era in quel modo perché ditto, o meglio, la shininess dipendeva dai valori interni del Pokémon e poi l'hanno scorporata, è semplicemente una flag, esattamente, cioè le IV. E dunque ci siamo portati avanti questo false friend,
del ditto, se è shiny, fa nascere Pokémon shiny. Ma Game Freak non ha mai voluto legare le due cose, capito? Ragazzi, mettetevi agli smartphone, inizia la lezione. Che poi non si chiamavano neanche IV, bravi, si chiamavano DV, mi pare. Può essere. Che erano lo stesso nome, avevano lo stesso nome in prima gen. Alcuni di voi hanno dovuto ripetere l'esame di metà anno più volte, ammazza, ma sono felice di poter dire che la maggioranza l'ha passato senza problemi. Sono orgoglioso di vedere che avete acquisito le conoscenze e le competenze indispensabili nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che anche nella seconda parte del nostro corso continuerete ad affinare le vostre abilità domestiche. Ma passiamo ad altro. Uno studente mi ha fatto una domanda sui poteri cibo. Si tratta di un ragazzo a cui piace molto cucinare, Pepe, lì davanti. E davanti a te, Fra. A quanto pare spesso si diletta a fare delle ricerche sull'arte culinaria per conto suo. Ha passato notte e giorno a studiare i metodi di preparazione prestando particolare attenzione agli ingredienti. Non riesce proprio a capire come fare per aumentare l'efficacia dei poteri cibo. Saidonia, tu che sei andato così bene all'esame, sapresti consigliarlo? Cosa potrebbe fare per questo studente per aumentare l'efficacia dei poteri cibo? Che è anonimo. Arven! È per caso Pepe? Cucinare in compagnia. Probabilmente come Poffin. Ah, tu gli hai detto Arven? Sì. Oddio, voglio vedere che succede. Non posso rivelare l'identità di questo certo studente maschio al quale piace cucinare. Potrebbe essere Arven, ma potrebbe anche non esserlo. Risposta impeccabile, vedo che ne capisci di cucina, eh? Per aumentare l'efficacia dei poteri cibo bisogna farcire i panini con tanti ingredienti diversi. Da soli è un po' complicato, ma se si cucina insieme ad altre persone, il pane adoperabile aumenta proporzionalmente le dimensioni, fino a una baguette, quindi. In questo modo si ha la possibilità di aggiungere facilmente più ingredienti. In altre parole, si possono ottenere poteri cibo altamente efficaci, di livello superiore dunque. L'insegnamento che si può trarre da questo esempio è che, quando si ha un problema, invece di arrovellarsi da soli, a volte conviene collaborare con qualcuno per risolverlo. Sono certo che anche Pepe da oggi in poi collaborerà con gli amici per fare i panini. Oh, poggers. Dato che l'identità dello studente è una questione riservata, vi chiederei di astenervi dal ficcanasare, d'accordo? La lezione termina qui. Arrivederci. Che simpatico da lui. Che patatone. Raga, io pregusto le due lezioni di storia. Mamma, se le pregusto. Una pregunta. Ah, che goduria. Comunque, a parte lingue. Lingue proprio inutile. Sono tutte ok. Lingue proprio cagata fuori, cioè non ha senso. Concordo, perché Guaro non ha argomenti interessantissimi a far ridere lui. Matematica, grandissima sorpresa, super figa. Arte si regge sul prof e non sugli argomenti. Storia si regge assolutamente sugli argomenti. E biologia ci sta. Biologia ci sta alla fine. Ogni tanto un po' troppo semplice, però alla fine ci sta. Sì, sì. E lotta per ora è una grande illusione. Perché in realtà lotta è matematica. La vera lotta è matematica. Ma ragazzi, mettetevi agli smartphone, inizia la lezione. Se durante una ricerca sul campo lasciate che un Pokémon passeggi con voi tutto il tempo, la sua colorazione cambia. L'avete notato, eh? No. Ah, perché si sporca? Di certo non può essersi trasformato in un Pokémon cromatico. È semplicemente sporco. Eh sì. Ha affrontato lotta dopo lotta, ha subito attacchi restando ferito. È stato sferzato da pioggia e vento. Si è coperto di sabbia e fango. Insomma, è sporco. Io mi immagino lui ciadissimo nudo sotto una cascata che lava i Pokémon. Bellissimo. Capita spesso di vedere allenatori che passeggiano insieme a Pokémon adorabili, ma tutti sporchi. È veramente deplorevole. Saidonia, tu che non perdoneresti mai un comportamento così vergognoso, sapresti rispondere a questa domanda? Cosa bisogna fare quando uno dei nostri Pokémon è sporco? Beh. Bisogna lavarlo, non bisogna fare niente, bisogna accarezzargli la testa. Se gli rispondiamo non bisogna fare niente, io credo ci uccida, ci farà un suplex. Risposta impeccabile, ero sicuro che avresti risposto bene, grazie Brimatte. Se un Pokémon è sporco va lavato, è semplice buonsenso.
Quando fate un picnic, avvicinandovi a un Pokémon della vostra squadra, potrete fare diverse cose. Una di queste è il Poké Bagnetto. In altre parole, potrete fargli un bel bagno. Pokémon Wash è un po' più dignitoso. Sì, Pokémon Poké Bagnetto. Per prima cosa strofinate delicatamente e con cura il vostro Pokémon con una spugna facendo tanta schiuma. Quando il Pokémon sarà ben ricoperto di schiuma, con la doccia sciacquate via la schiuma, che avrà incorporato lo sporco. E il gioco è fatto. Il vostro Pokémon sarà tornato pulito e splendente come una gemma teracrista. Lui è Levi di Attack on Titan che spolvera la base. Bonjour! Bonjour! Il Poké Bidet. Certo che è un po' una faticaccia, ma restituirà PS al Pokémon, ah sì? E curerà i suoi problemi di stato. Ah, vabbè, come su XY. Tuttavia, alcuni Pokémon potrebbero non gradire di essere strofinati o bagnati in determinate parti del corpo. Tenetelo presente quando li lavate. E quel che è più importante, ricordate che ci sono dei Pokémon a cui piace essere sporchi. Beh, immagino tipo Wooper. Sembra una contraddizione, ma non sempre lavare un Pokémon significa fargli una gentilezza. Tenetelo bene a mente, mi raccomando. Proviamo a lavare Wooper poi. La lezione termina qui. Arrivederci. E non ha fatto teaser dell'ultima grande lezione. È vero. Perché va avanti. Anche Mac. Mac se lo lavi muore. Si scioglie. Aspetta, c'era una notifica? No, sono le masse, okay. Anche a me. Ok, lotta. Ok. Ah, secondo me lotta perderà totalmente il posto in top 3 per matematica, Pom pom pom. Pom pom pom. Oss! Bentornati per un'altra lezione di lotta. Allora, bando alle ciance, iniziamo. Vi siete fatti valere nell'esame di metà anno. Bravi, ottimo lavoro, ma non è mica finita, eh. Da oggi comincia la seconda parte del corso, quindi vedete di metterci di nuovo il 100% dell'impegno. State usando il pulsante R durante le vostre esplorazioni? No. Potete usarlo per mandare avanti i Pokémon. In questo modo potranno raccogliere strumenti distanti. Utilissimo, no? Se li mandate verso un Pokémon selvatico, invece, inizierà una lotta. Ma non una lotta qualunque, una cosiddetta lotta autonoma. Come potete intuire dal nome, in queste lotte il Pokémon agisce in maniera autonoma. Per me la Let's Go Fisher è una meccanica che abbandonerà Pokémon nella prossima generazione. Una di quelle tipiche cose che vedi una volta e poi spariscono per sempre. In altre parole, lotta senza bisogno di ricevere indicazioni. Vincendo, il Pokémon guadagnerà punti e esperienza come nelle lotte normali. Fate pratica con questo tipo di lotta per allenare la vostra squadra in modo efficiente. Ricordatevi però che salendo di livello con le lotte autonome, i vostri Pokémon non potranno evolversi, l'abbiamo visto, e imparare nuove mosse. Se invece il Pokémon perde una lotta autonoma, tornerà da voi con pochi PS, quindi non può morire, e dovrete curarlo in fretta. Ma, secondo me, non è una questione di danneggia qualcosa il fatto che sia presente. Banalmente, in prova, Londra mi è sembrata più utile di quanto non fosse. Finisci per non utilizzarla. Perché in questi giochi fai troppa exp, quindi ti senti di merda. Vai, vai. Ops. Ho fatto tutta una tirata, ma questo è più o meno tutto ciò che c'è da sapere. Domande? Come si... No, posso catturare Pokémon in queste lotte? Sarebbe figo. Nelle lotte autonome, il vostro Pokémon punterà sempre a mandare KO all'avversario. Se volete catturare un Pokémon selvatico, dovrete dare indicazioni al vostro Pokémon in una lotta classica. Ping pong. No. I nostri Pokémon ce la mettono tutta per noi, anche nelle lotte autonome. Teneteli d'occhio e se vi sembra che siano sul punto di perdere, fateli battere in ritirata. Ah, sicuramente lo sapete già, ma i Pokémon con pochi PS sono già belli stanchi. Ovviamente ritirate ZR, chi non lo sapesse. Dubito che gli piacerebbe lanciarsi in una lotta autonoma, quindi cercate di non farli affaticare troppo. Ricapitolando, le lotte autonome richiedono un legame saldo tra Pokémon e allenatori. Trattate bene i vostri Pokémon e vedrete che avrete sempre il loro rispetto. Lezione inutile per una meccanica che non è così profonda. Ciao Robby. Ma si è seduto piccino sulla liberatoria di Dario Moccia di Flashback, tra l'altro, che però ho già mandato.
Peccato, stavo giusto per suggerire una prova sul campo. Ma sta stronza è meglio che la faccia come esame, mannaggia al cazzo. Statemi bene, discepoli. Ti confermo che già ti confermo già che nelle autobattoli i Pokémon si rifiutano di killare gli shiny. Ok, meno male. Per ora lotta grandissima delusione. È cominciata benissimo con attacco speciale, attacco fisico, lo split. Per me al prossimo giro e scambiata con matematica. Poi 4 lezioni di niente. Os! Bentornati per un'altra lezione di lotta. Allora, bando alle ciance, iniziamo. L'altra volta abbiamo parlato di lotte autonome. Avete provato a mettere in pratica quanto detto? No. Con questo tipo di lotte potrete allenare tanti Pokémon diversi. Vediamo se fa un int alle evoluzioni. Nonché raccogliere i materiali lasciati dai Pokémon per utilizzarli alla macchina MT. A proposito, state usando la macchina MT? Niente, guarda la macchina. Vediamo un po' se siete ferrati in materia. Per creare MT servono oggetti lasciati dai Pokémon. E un'altra cosa, ICL. IPS. Un sacrificio a Satana. Bravo novellino, vedo che di macchine MT te ne intendi, ovvero di macchine tecniche. La risposta giusta è i crediti Lega. I crediti Lega si possono ottenere tramite le macchine tecniche in cambio di oggetti lasciati dai Pokémon. Ho sentito che negli ultimi tempi ci sono anche individui che ottengono crediti Lega illegalmente, con tecniche strane note come hacking. E certo, infatti, Penny ce li aumenta dal cellulare. Spero bene che una roba simile a voi non passi nemmeno per l'anticamera del cervello. No, no. In ogni caso, fun fact, se rispondi PS ti menziona davvero un sacrificio. What? In ogni caso potete aggiungere una lista dei desideri le MT che volete creare, in modo da avere sempre sott'occhio quali materiali vi servono. Ah, carino. Ricapitolando, la cosa più importante per realizzare MT sono i materiali lasciati dai Pokémon. Si tratta di oggetti che si raccolgono lottando contro vari tipi di Pokémon. Ah, peccato, stavo giusto per suggerire una prova sul campo, ma non abbiamo tempo. Che palle lo vedi ogni volta. Lotta. Ma no, matematica. Lingue tier. Sì, sì. E ora. Penny fa mining di cripto. I best corsi. Dai. Merda, storia 4 e storia 5. Nel godimento. Cazzo, Calamarone, hai ragionissima. Erba mistica è HM siglato. E le Hidden Machine sono i poteri di Coraidon e Miraidon. Nice catch. Fuck. Nice catch. Canon. Ben trovati a tutti. Illustri. Avete fatto tutti un ottimo lavoro all'esame di metà anno. Per premiare il vostro impegno ho chiamato un ospite speciale quest'oggi. Yes. Prego, entra pure, Brassi. Ah, è Brassius! Tensione omoerotica anche qui. Con permesso. Il mio nome è Brassius, sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. Beh dai, lui è un artista, l'altro insegna arte. Si amano, fanno anche un po' di sesso. L'attività artistica di Brassius è incentrata su opere tridimensionali, come le sculture. La sua opera più famosa è il Sunflower arreso all'Ostasones. Ti prego, spiegaci a cosa è arreso. Chi di voi ha sfidato la palestra di Ostasones avrà avuto modo di vederla? Pensavo fosse una domanda. La tipa è sempre a leggere quel quaderno. Vabbè. Si vedono alcune facce note. Sappiate che siete molto fortunati a poter seguire le lezioni di Oran. Tempo fa, quando avevo perso ogni speranza e mi trovavo nel baratro della disperazione, fu proprio Oran a salvarmi. È il mio maestro di vita. Se sono riuscito a definire il mio stile attuale, è soltanto merito suo.
Brassi. Vecchia storia a parte, oggi vorrei chiederti di fare lezione nel tuo personalissimo stile. Con piacere. Dunque, prima si parlava del Sunflower arreso. Qualcuno di voi riesce a capire con quale stato d'animo ho realizzato l'espressione di filosofica rassegnazione di quel Sunflora? Per me tristezza. Io vado per angry. Rabbia? Allora, secondo me fa il 360 ed è gioia. Però direi tristezza. No, era veramente gioia. No, sbagliato, sono tutte sbagliate. Ok, non è neanche gioia. Quando l'ho scolpito ero in piena desolazione creativa. Ah, erano tutte sbagliate. Sì, anche gioia. Se non avesse riscosso successo mi sarei ritirato, abbandonando la mia carriera d'artista. Quindi è lui il Sunflower arreso. Ero pronto ad appendere lo scalpello al chiodo. Per questo si chiama Sunflower arreso, vero? Ora, va benissimo, sono contento che ci abbiano spiegato questa cosa. È obiettivamente cura per il world building. Perché non farlo durante la prova? Perché dovevamo riempire la lezione. Sì, ed è sempre il solito discorso. Proprio così, Oran. Ai miei esordi come artista ho sofferto di una grave malattia. Oh no. E ho trascorso un periodo di grande sconforto. Volevo creare qualcosa che vendesse. Mi importava solo dei soldi e del successo. Le creazioni nate da questi miei pensieri erano solo spazzatura di una superficialità vomitevole. E in quel periodo incontrai Oran, che mi aprì gli occhi su quanto fossi piccolo e gretto. Beh, ormai è acqua passata comunque. E quel che riuscii a creare poi fu proprio quel Sunflora. Ma nemmeno io sapevo niente di tutto questo. Qui ragazzi, lo stagista fa la 360 move e parla del gioco attraverso Brassius. Stagistopoli. Dicevamo, ma nemmeno io sapevo niente di tutto questo. Grazie Ragot. Sono quelle cose che è più difficile dire proprio alle persone care. Perciò, per quanto immagino che anche voi adolescenti abbiate tante preoccupazioni, il mio consiglio è di fare quello che volete davvero, liberamente. Basta che non diate fastidio agli altri, è chiaro. Da parte mia è tutto. Ora come ora sono un po' in imbarazzo, quindi vi lascio. Ciao Oran e arrivederci adolescenti. Brassi, che persona eccezionale e che lezione meravigliosa. Sniff, grazie. Grazie mille per la lezione. Idolo. Cioè, che bello lasciarlo per penultimo. Ma che troppo incredibile è. Cioè, è Emo BF e Sunshine BF. Cioè, è proprio è una vero. Delle basi. È vero, dovevo fargli la voce da fumatore. Non importa. Ho bisogno di un gioco solo su di loro. DLC, uno su loro due e uno su Dendra e... E Tulipa. No. Ah no, è Guaro. Mi dispiace. No, però... sono d'accordo, tra le due... Bentrovati a tutti. Ahimè, devo farvi le mie più sentite scuse per la volta scorsa. Mi sono emozionato tanto da piangere a dirotto, spero mi perdonerete. Tra l'altro, Oranzio Oranberry, beh sì certo, giusto, corretto. Poi la professoressa Thaima mi ha rimproverato molto severamente. Adesso però lasciamoci questa faccenda alle spalle e passiamo alla lezione di oggi. Conoscete le 10 meraviglie di Paldea? Ne abbiamo vista qualcuna? Ne abbiamo vista un po', sì. Come si può intuire dal nome, si tratta dei 10 luoghi da cui è possibile ammirare i panorami più belli della regione. Tra questi, uno dei più facilmente visitabili è il Grande Uliveto. L'abbiamo trovato. È un vasto campo di ulivi esteso sulle colline che si incontrano sulla strada per Moldulcia. La lista comprende anche due cascate,
le cascate Furia, non abbiamo idea di dove siano, e la cascata Gran Caldero, che è al lago, perché il lago si chiama Lago Caldero. Mm-hmm. Ci serve la scalata per questa roba. Nonché l'alto picco di Valdea, il punto più alto della regione, sulla vetta della Serra Napada. Uliveto, picco, due cascate, e ne abbiamo trovate almeno altre due. Una torre, sì, le abbiamo quasi finite, secondo me, non mancano tante. Sempre sulla Sierra Nevada c'è un'altra parete scoscesa, il cui nome deriva dalla sua forma. Come si chiama? Ok. E ora una domanda per voi. Quale può essere la parte del corpo a cui si deve il nome della parete a tridente sulla Sierra Nevada? Che poi è Napada, la chiamo Nepada, ma è Napada. E che cazzo ne so io? Mani. Penso di sì, perché tridente lo può ricollegare solo a mano, un orecchio e coda. È di un Pokémon, sì, però. Mentre in inglese aggiunge non è to grasp a throws, e una delle opzioni è grasp, quindi potrebbe essere quel... Per me mani, e lo stagista mi vuole bene. E... Stagi, anche io ti voglio bene. Stagi. Complimenti, Saidonia, hai una grande immaginazione. Ebbene, la parete a tridente che si trova sulla Sierra Napada si chiama Mano Napada, quindi è un'altra meraviglia. Però come mano è fin troppo tozza, perciò probabilmente il nome si riferisce all'estremità di qualche Pokémon. Poi la vedremo e capiremo. Inoltre, dalla zona montuosa dell'area 3 Est si può ammirare una stupenda vista notturna di Leudapoli. Il punto panoramico che si trova là si chiama Belvedere Notte Shock, e anche questo lo volevamo scalare, mi sa, ma non l'avevamo scalato. Pare che sia particolarmente amato dalle coppiette. È un luogo perfetto per farsi delle foto o selfie, come dite voi giovani. Quindi, le 10 meraviglie. Picco Nepada, Napada, Mano Napada, due cascate, il grande olivo, Belvedere Notte Shock e altri quattro che non conosciamo, ma che secondo me abbiamo ritrovato. La veduta, no, è Belvedere. Questi sono 6, ne mancano altri 4. Tenete presente che Ci va con Brastus. Tenete presente che al mondo ci sono molti posti turistici decantati per il loro splendore, che visti di persona si rivelano deludenti. Non vi sto dicendo di non andarci, solo di non avere aspettative troppo alte. È di vitale importanza che viaggiate con le vostre gambe e osserviate con i vostri occhi. Anche fare esperienza dalla delusione può esservi utile. Lasciatevi ingannare. Bene, la lezione di oggi finisce qui. Grazie a tutti, come saggio. Oh well. Qui, stagista di nuovo. Lo stagista sapeva. Lo stagista è Hassel, self-insert. Eh sì. Signori, e ora? Gran conclusione. Salvo. Addirittura. Metti che crasha. Ma così. Vanno rifatte tutte. Lasciatevi ingannare proprio. Lasciatevi deludere. Il nago. Ehi là, testoline. Proprio come la vostra vita, anche la storia avanza giorno per giorno, la sua catchphrase questa. Anche oggi avrei voluto continuare il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie che c'è là, ma immagino che l'esame di metà anno vi abbia sfiancati e spossati, come minimo. Dunque, per permettervi di tirare un attimo il fiato, ho pensato a un cambio di programma, no, ti prego. No, un diversivo non fa bene al corpo e alla mente, stronzetta. Quindi oggi... Aspetta. E subito si gode. An old fairy tale. Quindi oggi vi racconterò una fiaba che si tramanda a Paldea da tempi antichissimi. E subito il godimento è tornato. Anzi, nei miti c'è ancora più lore. Quindi vai. Tanto tempo fa c'era un re che più di ogni altra cosa amava collezionare tesori. Questo re aveva una predilezione per i tesori di altri paesi. Stai a vedere che azzetta. Un giorno un mercante dell'est sentì parlare di questo sovrano
e decise di recarsi da lui. Una volta giunto al suo cospetto, il mercante dispose 4 tesori di fronte al re. Sono mica i Pokémon. Sono i Pokémon. Sono i Pokémon. È la leggenda dei Pokémon della sciagura. Un antico vaso, una spada, una serie di tavolette e dei gioielli ricurvi. Quindi avremo un Pokémon basato su un vaso, un Pokémon basato su dei gioielli e le tavole della sciagura. Ma sto mercante è un pezzo di merda, quindi. Il re, di fronte a cotanta ricchezza, si mise a fare i salti di gioia. E in cambio di quei 4 tesori lo ricoprì di monete d'oro. Poi però, Saidonia, visto che hai avuto la sfortuna di incrociare il mio sguardo, eccoti una domanda. Uno dei tesori di cui ti ho parlato sono le tavolette. Sapresti indovinare che uso avessero di preciso? Ci scrivevano sopra, direi. Suonavano. Beh, erano buonissime da mangiare, non credo proprio. Guarda, da me è ancora meno difficile da... Ok. Perché la prima è tavolette di legno su cui ci si poteva scrivere. La seconda è apparecchi elettronici da tenere in mano. E la terza è medicine che si potevano masticare. E allora è la prima. Esatto, così vi voglio. Sempre attenti e sempre pronti a usare la vostra testolina. In tempi antichi, queste tavolette di legno erano utilizzate nei paesi dell'est per scrivere. Purtroppo non conosciamo bene l'est dei Pokémon, sappiamo solo che, per esempio, il popolo del fuoco degli Arcanine era dell'est, ma non sappiamo tanto altro. Ma come già sapete, il loro utilizzo è andato via via scemando con il diffondersi della carta. Il re della nostra fiaba considerò quelle tavolette un vero e proprio tesoro, solo quelle? Forse erano di ottima fattura, o forse riportavano degli insegnamenti di grande importanza. E come sono arrivati a essere maledetti questi oggetti allora? Non lo erano da subito. Io mi aspettavo che la storia fosse una roba del tipo: il mercante figlio di puttana vende 4 oggetti maledetti al re avaro, ok? E però gli appioppa 4 allora strumenti. Allora è il modo in cui vengono utilizzati. Perché tu sai che da Cienpao, giusto? Sì. E... tra l'altro sono cinesi, quindi stanno parlando della Cina Pokémon. Sì, perché è a est, quindi ha senso. E nella sua descrizione ti dicono che è nato dalla collera, dal risentimento delle persone morte per mano di quella lama. Sì, sì, corretto. E quindi probabilmente sono stati usati male. E questo re potrebbe essere non il re dell'era imperiale di Paldea, come pensavamo all'inizio, punto non necessario. Ma un re cinese, tra mille virgolette. Un re della zona del mondo Pokémon, simile alla Cina. No, questo è un re di Paldea. Ah sì, l'ho già detto? No, però se è il mercante che viene dall'est, che viene qui a hai incontrare ragione. Il re... Quindi il mercante viene dalla Cina Pokémon, esatto. Il re non si sa, il re di potrebbe essere di Paldea perché sono sigillati qui, sì, quindi sì, ha senso. Sì, realisticamente sì, non è necessario che sia l'imperatore che ha dato l'inizio alle escursioni dentro la voragine. L'impero alla fine è durato un migliaio d'anni, quindi se ne sono succeduti che l'impero c'ha l'imperatore. Sì, però comunque se ne sono succeduti un po' di regnanti. Sì, sì, ma comunque l'impero era 2000 anni fa, nulla vieta che questo re sia precedente o successivo, cazzo esatto. Ne sappiamo. E, però sì, la cosa che mi torna meglio è... c'è un mercante che viene dalla Cina Pokémon che si porta questi 4 oggetti. Questi 4 oggetti in realtà non sono maledetti, diventano maledetti qua a Paldea. Magari perché da questo re, dopo millenni, passano in mano a un imperatore in stronzo cattivo che li usa male. Attenzione perché Chiara... sbaglio, ho premuto A. Mi suggerisce che continua la storia. Però vabbè, si specula, mi piace. Non volevo, ma ho premuto A. Belle le lezioni di storia. In ogni caso, il re ottenne i 4 tesori. E quella stessa notte? No, diversa ancora. Una terribile sciagura si abbatté sul castello, radendolo al suolo prima che sorgesse l'alba. E allora il mercante è un figlio di puttana. Erano già maledetti. Però dice che non ha finito con la storia. Forse va avanti nella prossima. Peccato, il tempo è volato. Non sono riuscita a concludere la fiaba, ma per oggi purtroppo dobbiamo salutarci. Se vi interessa sapere come va a finire la nostra storia,
venite a farmi visita al di fuori dell'orario di lezione. Facciamolo subito, prima di questa prossima lezione che potrebbe essere collegata alla fine della storia. Ok. Poi dovremo... No, scusate, ho sbagliato. Dovremo rileggerli questi dialoghi. Dovremo assolutamente rileggerli. È qui dentro? Sì. Quando faremo i nostri video analisi sulla lore di Paldea e tutto il resto. Secondo me su queste sciagure potremmo quasi fare un video a parte. Vedremo. Dipende quanta ciccia c'è. Quando le abbiamo catturate tutte, il Pokédex. Oh, Saidone della prima A. Come va? Volevi sapere come continua la fiaba di cui ho parlato in classe, per caso? Sì. Ah, hai abboccato. Che occasione perfetta. Il motivo per cui il castello fu raso al suolo, dopo che il re ottenne l'antico vaso, la spada, le tavolette e i gioielli ricurvi, è che questi tesori in realtà erano dei Pokémon. Erano già Pokémon quando il mercante li ha venduti. Quindi è confermato che erano già maledetti. I quattro Pokémon, passando di mano in mano come tesori, erano diventati un ricettacolo di cupidigia umana e mala sorte. Bastò il contatto con la brama del re perché si scatenassero, generando terribili sciagure. Per proteggere il suo paese, il re chiamò dei rinomati esperti di Pokémon che, dopo un'ardua lotta, riuscirono a placare le sciagure. E quindi era di Paldea. Sì. Infine, secondo le fonti, i quattro Pokémon vennero sigillati da qualche parte a Paldea. Ce l'ho. Era un re a Paldea, ma sappiamo che Paldea è stata unificata con l'impero. No, ma infatti probabilmente era il re di una Post-impero, era vero? Post-impero, dopo la rovina dell'impero. Probabilmente il re era di una delle regioni limitrofe che poi sono state unite. Voleva conquistare. Corretto, correttissimo. E adesso si trovano tutti a Paldea. Quindi, ricapitolando, il mercante li vende già come Pokémon, il re se li prende perché sono Pokémon rari, però sembrano reagire alla cattiveria delle persone o ai vizi delle persone. Sì. Cioè non sono cattivi a prescindere, reagiscono alla brama del re. Sì, sì, sentono sì. Che l'umano è stronzo e abbattono la sciagura su di lui. Infine, secondo le fonti, i quattro Pokémon vennero sigillati da qualche parte a Paldea. Cosa ne pensi di questa storia? Secondo te è inventata? Guarda, ne ho uno. No. Ah, sei perspicace. Ho letto e riletto una montagna di documenti storici, resoconti di disastri, diari, e molti fatti sembrano avvalorare questa storia. Ah, secondo me se li catturi tutti e poi torni da lei qualcosa vedere. Succede. Se dovessi riuscire a trovare una conferma, te lo farò sapere. Yay. I social link li facciamo domani, ok? Così non facciamo le mille. No, infatti. Facciamo l'ultima lezione di storia. Esattamente. Prova a riparlarci, aspettate, sì, avete no, ragione. Dice soltanto che sta ancora facendo ricerche e che ti farà sapere se trova qualcosa. Fantastico. Cazzo, bellissimi sti Pokémon buio. Curiosità, questa storia ricorda molto i Shansha, come si legge? Shansha, sì. Ok. Fantasmi, credo. Fantasmi cinesi in cui spesso sono presenti tavolette magiche, animali mitici, sigilli creati letteralmente con paletti, chiamati formazioni, e spade volanti, come i denti del leggendario. Di solito è anche onnipresente il tema della coltivazione del chi. Conosco veramente poco io di cultura mitologica cinese. Ehi là, testoline! Proprio come la vostra vita, anche la storia avanza giorno per giorno. E anche oggi noi continueremo il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie che c'erano. Spero non abbiate già dimenticato quello che abbiamo studiato nella prima parte del corso.
No che non l'abbiamo dimenticato, amica mia. Ricordate la voragine di Paldea e la sua parte interna denominata Area Zero? Questo misterioso cratere è riuscito a catturare l'interesse di innumerevoli persone, tra cui il fu imperatore di Paldea. Si narra che 200 anni... Grande, sì! E però ci avevamo dato. Eravamo stati bravi. Vedete che assimile teorie... Tra bene che non poteva essere 800 anni fa. No, infatti. Si narra che 200 anni fa qualcuno finalmente riuscì a raggiungere le profondità più remote. Il Godo. L'avevamo già capito, ma è il Godo che ci sia una conferma. A portare a termine l'impresa fu un gruppo di impavidi esploratori, conosciuto con il nome di Squadra di Osservazione Area Zero. Arrivi nella parte più profonda dell'Area Zero e sono ancora lì e c'è Kallugaris che ti fa: Saidonia, sono contento che tu sia arrivato perché... È il terzo leggendario! Questo gruppo era formato da veterani di molte battaglie, studiosi dall'intelletto sopraffino. Vi ho fatto ridere. In breve, da gente di incomparabile talento venuta dai quattro angoli di Paldea. Tra di loro ricordiamo in particolare Kallugaris, un uomo tanto abile nella scrittura quanto nel campo della storia naturale. Al ritorno dall'Area Zero, questo ricercatore utilizzò il suo talento di scrittore per redigere e pubblicare un resoconto dell'intera spedizione. In sostanza, secondo me in questo momento, se ti sei perso il libro nell'atrio, ti dice che esiste. Madonna, bro, mi hai fatto venire un brivido bellissimo. Però non sarà mai così, perché altrimenti non puoi farci la fight. Scrive Aralian: se fosse Paldea stessa il terzo leggendario... No, sarebbe incredibile se fosse un leggendario terra, no? Però no. Bellissima idea, cazzo, che la regione in realtà sia viva. Non lo faranno, perché sennò quando la catturi che fai, affoghi. Quindi impossibile, però bellissima idea. Un po' alla Xenoblade. Saidonia, visto che hai avuto la sfortuna di incrociare il mio sguardo, eccoti una domanda. Vediamo se eri attento. Come si chiama il gruppo che si dice sia riuscito a esplorare le profondità dell'Area Zero, che sarebbe la parte interna della voragine? Si chiama il gruppo di esplorazione Area Zero. O la squadra di esplorazione Area Zero. Io sono abbastanza sicura che in inglese fosse Area Zero Expedition. Però merda, ho fatto più attenzione in inglese che in italiano. Allora mi fido. Io ho fatto troppa più attenzione alla lore, quindi... Va bene. Magari non sono ordinate nello stesso modo, non so, però mi sembra strano. Ok. Vabbè, non contano un cazzo queste domande, quindi non è che... Esatto. Un corpo di ricerca. Che pensavo di aver detto così un po' en passant, eppure che attenzione. Grazie. Ricapitolando, il nome esatto è Squadra di Osservazione Area Zero. E il resoconto stilato da Kallugaris, membro del suddetto gruppo, si può trovare tutt'oggi in qualche libreria. Se non vado errata, l'opera in questione è nota con il nome di Libro Scarlatto e da Chiara, Libro Violetto. All'epoca della spedizione l'intera regione di Paldea era presa da una vera e propria febbre dell'Area Zero, lo sapevamo. Il Libro Scarlatto andò letteralmente a ruba, si può dire che tutti ne avessero una copia. Tuttavia il libro in sé era pieno zeppo di descrizioni fantasiose e illustrazioni davvero poco plausibili. Ma che figo, porca puttana, che noi arriveremo in fondo all'avventura avvicinandoci all'Area Zero con un'effettiva conoscenza di quel momento. Qui chiunque abbia fatto il narrative è stato, non dico bravo perché non è che ha fatto una cosa eccelsa, però ha fatto il suo. Ha fatto il suo, sì. Mannaggia, che peccato, povero Cristo. È uno dei pochi che ha lavorato bene come team, perché non è un cristiano solo, certo, noi scherziamo, certo, con lo stagista, ma in realtà è l'unico team che secondo me ha fatto un lavoro buono all'interno del prodotto. Perché? Perché devi scrivere. Perché devi scrivere. E allora non vi merita di fare tutto un 2D e fate prima? E così la gente cominciò a considerare Kallugaris un bugiardo. No. È Kallugaris il terzo leggendario, ok. Va da sé che i lettori iniziarono persino a dubitare che questo gruppo fosse riuscito davvero a raggiungere il fondo della voragine, e quindi tutto sfocerà un giorno nella ben più mondana settimana occultistica. Sì.
Così il libro scarlatto fu trattato alla stregua di un libro di favolette, finendo per prendere polvere sugli scaffali dei negozi di libri usati. Potete trovarlo sugli scaffali nell'atrio, al piano terra. Se vi interessa, vi consiglio di darci un'occhiata. Carino, vi faccio un appunto. Carino perché ti spiega dov'è il libro. Probabilmente, se sei arrivato a questa lezione, il libro l'hai trovato. Però beh, niente da dire. Ops, mi sono dilungata un po' troppo, non voglio trattenervi oltre la lezione. Mannaggia, l'ultima che cazzo deve essere? Per oggi è tutto, ma nella prossima lezione scopriremo altri affascinanti misteri della storia. Ecco, vi faccio una domanda in emoticon only, che è una provocazione, perché non voglio anticipazioni, mi sto godendo davvero in blind la storia, sono molto contento di aver fatto questa blind run. Credo che tra tutti i modi di trattare Pokémon in questi anni questo è quello che mi sia piaciuto di più. Mi sto davvero divertendo a fare la blind senza la pressione del montaggio allora, YouTube. Emiliano ha riassunto bene. Scarlatti Violetto sono probabilmente i migliori giochi Pokémon da giocare blind e contemporaneamente i giochi che se sei blind ti fanno venire meno voglia di giocarli. Sì, 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 è verissimo. Comunque dicevo, ora mettiamo che il terzo leggendario è effettivamente DLC. A me non dispiacerebbe. Hanno talmente tanto fatto build up di sta cosa che se l'avventura principale finisce prima dell'area zero, ma magari spiegandoti che cosa Olim e Turum volevano farci con l'area zero, per me ci sei, cioè ti hanno dato l'infarinatura. Dipende tutto da come. Dipende tutto da come, hai ragionissima. Però nel momento in cui riescono a farci annusare l'area zero e a chiudere la storia di Paldea come l'ennesima febbre dell'area zero, sì, per me va bene. Poi noi che avremo compreso la febbre, che avremo superato questa avidità alla base, visiteremo nel DLC l'area zero e sfideremo il terzo leggendario. Sta tutto a come? Sta tutto a come. Cioè, sono d'accordo nel dire che non è necessariamente andarci ora una cosa che saprà di cut content pensare, ok, il terzo leggendario lo vediamo nel DLC. Non è automaticamente negativo. No. Bisogna vedere come fanno. Hai ragione. Il problema è, sto cazzo di DLC, come lo fanno? Certo, la Landa Corona era un bel DLC. Chiaramente hanno un anno per lavorare su 5 ore di gioco. L'isola d'armatura faceva schifo però. Staremo a vedere. Chissà quando ci fanno andare qua sopra. Forse mai in questo momento. E dire che noi puntavamo su questa però stanza. Però mi sembra strano che abbiano. Aspetta, comunque... ma non è l'ufficio del preside? A giudicare dalla cartina? Aspetta, fammi vedere. Non è sopra la Pokéball l'ufficio del preside? No, hai ragione, non è niente per ora. Non è neanche in mappa. Sì, sì, non è niente. Quello che mi piacerebbe molto è il primo DLC sul terzo leggendario e il secondo a fine anno, a novembre, su un Pokémon nuovo. Un misterioso che magari, come Calyrex, chiude il cerchio. Cioè, un misterioso che è legato a qualcos'altro che però accomuna Coraidon, Miraidon e il terzo leggendario. Faccia... Sì, due DLC secondo me è la base, raga. Faranno sicuramente due DLC per vendere il pacco unico e, beh, e rifare, e rifare DLC... 60 euro sostanzialmente. Incredibile prediction. Due DLC saranno uno, uno qua, la voragine e uno quell'altro. E uno qua. Oh. E uno qua. Sì, sì. Abbastanza plausibile. E in teoria ci sarebbe, tu fai due DLC, uno là, uno dall'altra parte. E secondo me tu potresti fare da una parte nella voragine il terzo leggendario, primo DLC, secondo DLC il paradox più forte di tutti, Suicune Fusion e cazzo Fusion dall'altra parte. E hai fatto i due DLC e mi hai spiegato quindi nel secondo DLC la natura dei paradox ancora di più, nel primo quello che li crea. The Pokémon Company, il bonifico, sempre solito Iban. Oh. Abbiamo finito? Yeah. Signori, grazie mille per essere stati con noi. È stato davvero splendido giocare in allegria. E a questo punto noi con grande, grande godimento... Mi ricordo erano 30 euro insieme i DLC, mi pare di sì. Mi pare. Però 60 se ve li prendete anche della versione violetto, quello intendevo. Domani alle 18
domani alle 18 perché doveva essere le 21, yes. Ma io dovevo stare a Londra, non sono stato bene e quindi a Londra ci sono andato, di conseguenza ci vediamo alle 18 domani, rifacciamo magari un po' di più, facciamo fino alle 1:30, ok? Domani, perdonami, prima di chiudere al volissimo, piccolo programma, direi andiamo qua. Cerchiamo il Titano. Domani la prima cosa è il Titano e sblocchiamo definitivamente l'esplorazione. Bravissima. E poi, ripartendo da qua, ti ricordi che ci eravamo fermati a Marinada? E a quel punto tutto l'esploro di quest'anello qua e poi si vedrà. Ok? E oh, raga, cerchiamo i paletti. Dobbiamo fare luce su questi gioielli. Gioielli, vaso, spada, tavolette nel poggo. Buonanotte e sogni cazzi. Ciao.